Allora, benvenuti in questo corso di formazione su kit di School Food e sullo strand di Cambia Moda. Abbiamo 3 ore e mezza da passare assieme per prenderci proprio del tempo per capire come funzionano gli strumenti che noi come Reattiva in partnership con Fondazione Monte dei Paschi di Siena abbiamo pensato proprio per gli insegnanti della secondaria di primo grado, quindi la terza media. Io mi chiamo Valeria Schiavoni, ho preparato un PowerPoint che farà da guida e altri strumenti, quindi inizio a condividere lo schermo in modo da presentarmi al meglio e da farvi vedere che cosa ho progettato per queste 3 ore. Se non doveste sentire o ci dovessero essere dei problemi tecnici, chiaramente fermatemi. Allora, ci riferiamo al kit scolastico di School Food, dicevo per questo anno scolastico. Il titolo dello strand è Cambia Moda, cambia la moda per la terza media e io mi chiamo Valeria. 2 parole su di me, poi le chiederò anche a voi, visto che siamo pochi, sarà ancora più importante creare un po' di scambio, perché sennò risulterebbe una formazione un po' sterile. Io mi occupo di formazione ed educazione da diversi anni. Di educazione alla cittadinanza globale e sostenibile, di educazione civica all'interno dell'ONG Manitese, che ormai è una delle ONG di vecchia data in Italia, nata nel 1964. Tutti pensano che sia cattolica, ma è assolutamente laica. Quindi io ho mosso i miei primi, diciamo, passi nel mondo della formazione con Manitese. Attualmente però lavoro nella sua controllata che si chiama Reattiva. Reattiva è un'impresa sociale. Sostanzialmente le imprese sociali sono all'interno del mondo del terzo settore, sono imprese a tutto tondo ma che offrono, hanno delle funzioni di utilità sociale e non possono fare utili. L'impresa sociale di Reattiva si occupa proprio del mondo della formazione, in particolare sull'Agenda 20 e 30. Più che altro perché sarà uno di quegli strumenti, quindi devo uscire da questa presentazione, sperando. Sarà uno di quegli strumenti che andremo a utilizzare. Purtroppo non mi fa vedere. Eccolo qua. Cosa facciamo? Come dicevo, offriamo servizi di educazione, formazione e facilitazione per sostenere persone e organizzazioni nella transizione del sistema produttivo e sociale verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo è proprio uno dei punti cardine anche che ci accomuna a School Food, dare gli strumenti, creare le competenze perché questa transizione avvenga. Noi utilizzeremo, diciamo, a braccetto con il kit di School Food, la library e in particolare questo portale che si chiama Cambia Moda. Per questo motivo adesso vi ho fatto vedere il sito. Quali sono gli obiettivi e come ho pensato di organizzare questa formazione assieme a voi? Allora, i punti chiave della formazione saranno sostanzialmente perché rispondere alla domanda assieme perché la moda può essere un buon argomento per fare educazione civica sugli SDGs, per fare educazione civica tutto tondo. Il proposito è inoltre quello di farvi conoscere e farvi orientare al meglio negli strumenti che abbiamo creato assieme a Fondazione Monte dei Paschi di Siena, capire quali sono i nuclei tematici principali e le attività che proponiamo e ovviamente calarle nella realtà, quindi sulle vostre classi, immaginando i vostri studenti e quindi compiendo possibili adattamenti. Mi piace ogni tanto parlare di formazione con questo neologismo, metaformazione, che fa riferimento un po' al metateatro. Perché? Perché nei momenti formativi che usualmente ci prendiamo con i docenti è sempre bello mettere proprio al centro la proposta educativa per i ragazzi, quindi già immaginarsi come andrà a calzare sulla classe, cercando i possibili adattamenti e anche provando un po' a sperimentare su noi stessi queste attività didattiche per vedere se funzionano. Quindi quello che vi chiederò è di buttarvi
laddove vi propongo qualche piccola attività, qualche piccola provocazione per quanto online, e già di immaginare i vostri studenti, quindi di essere un pochino all'interno del percorso e allo stesso tempo fuori, all'interno del percorso formativo e allo stesso tempo docenti quali siete. Per questo coniamo il termine metaformazione. Prima di, diciamo, iniziare a raccontare quali sono questi strumenti, come possono funzionare, quindi portarli un po' per mano nel kit didattico, mi piacerebbe partire da un breve icebreaker. Tutti i percorsi formativi educativi che noi proponiamo, e questo è assolutamente un altro punto di contatto con il kit di School Food, hanno e partono da un buon icebreaker. Un buon icebreaker che normalmente non è incentrato su qualcosa di cognitivo, quindi una spiegazione frontale, ma va a rompere il ghiaccio, a creare le basi di quel clima di apprendimento partecipativo che, diciamo, è l'ingrediente chiave per tutti questi laboratori. E io adesso ne propongo uno a voi, quindi ancora una volta vi chiederei di fare questa metaformazione, quindi di un pochino di buttarvi anche se siete in due, e anche a seguito di raccontarmi un po' dove insegnate, che materie insegnate, di che discipline vi occupate. E poi andremo a vedere quali sono poi dei buoni icebreaker appunto da portare in classe. Ultima riflessione su questo, sul tema degli icebreaker. Le teorie dell'apprendimento trasformativo a cui noi facciamo riferimento ci dicono che per imparare qualcosa di nuovo, tanto per l'adulto quanto per il ragazzo, è necessario che avvenga un ribaltamento di prospettiva, quindi che avvenga qualcosa nell'esperienza, può essere la visione di un film, può essere una buona domanda, può essere proprio un'esperienza vissuta che in qualche modo ci crea un piccolo shock cognitivo, ci ribalta la prospettiva e in qualche modo allerta la nostra coscienza, e questo ci permette di uscire da, diciamo, le conoscenze abituali ed inserire un semino di novità. Lo dico perché il primo incontro, che è l'incontro di ingaggio, è enormemente importante, sia se veniamo noi formatori in classe, ma ancora di più se siete voi a condurre il laboratorio, cioè deve esserci qualcosa che richiama un clima di novità. Diciamo, una buona idea potrebbe essere quella di modificare da subito lo spazio dell'aula, mettendo le sedie in cerchio e i banchi al lato della classe, quindi spostare proprio i banchi, diciamo, attaccati ai muri, fare un cerchio. E già questo spostamento, comunica indirettamente agli studenti della classe che sta per avvenire qualcosa di nuovo. Ed è questo clima di novità che rompe la reazione frontale, che ci permetterà anche di instaurare con loro quella, diciamo, relazione cardine indispensabile per fare educazione civica davvero, ovvero quella di renderli protagonisti di quello che andremo a fare, e anche far capire a loro che si può parlare di moda in un altro modo, forse che non è quello che vediamo solo diciamo, sui giornali o su Instagram. Ecco, a voi propongo l'entrata in scena del tema della moda a partire dallo spezzone di un film. Il film è decisamente celebre, anche se un po' datato, è intitolato Il diavolo veste Prada e ha due grandi interpreti, una forse più dell'altra, cioè Meryl Streep, nei panni di una grande manager del mondo della moda, di una rivista di moda che nel film mi sembra che si chiami Runaway. E Anne Hathaway, stagista neolaureata, appena arrivata in questa casa di moda, alle prime armi per quello, se non sbaglio, che a cui lei aspirava era essere appunto una giornalista di moda. Dall'incontro delle due ne esce uno dei primi dialoghi cardine che io adesso vi farò vedere, e vi chiederei di, vabbè, osservarlo attentamente, ascoltare il dialogo, e poi di rispondere alla domanda in quale delle due protagoniste vi ritrovate, cioè vi ritrovate di più pensando al rapporto che avete soprattutto con i vostri vestiti e con la moda, vi ritrovate di più a Meryl Streep o Anne Hathaway? E seconda domanda che vi faccio, sono poi queste due protagoniste così distanti tra loro, sempre nella loro relazione con i vestiti, con la moda? Ecco,
Ecco, godiamoci questo spezzone, poi do a voi la parola e mi piacerebbe chiaramente che poter intavolare un minimo di discussione iniziale e sapere anche appunto come vi chiamate, dove insegnate, così mi segno anche le discipline a cui far più riferimento. Mi sentite ancora? Allora, adesso devo sbloccare la Sì. condivisione e ricondividerla per permettervi di sentire bene. Sì, fai pure. Ok. Allora, arrivo, punto tecnico. Tutto va bene, si dovrebbe sentire adesso. Siamo in una scena in cui sostanzialmente si parla della nuova collezione di moda da lanciare. Non si sente, Valeria. Non si sente? Dovresti mettere quando fai la spunta, cioè dovresti spuntare da una parte, c'è scritto includi audio quando Sì, metti da. in realtà. Ah. Proviamo, magari. Sì. Arrivo, interrompo. Hai messo condividi finestra di Google? Sì, l'ho fatto direttamente, per cui di solito no, però se lo rifaccio così evidentemente non va. Andiamo a vedere. Perché su Teams, Sì, cioè io ho fatto, anzi di... Ah, ecco, eccolo qua, sì, spuntato. la finestra del browser Adesso devi mettere, se no non dalla. Bene. sono talmente diverse. Ti fa ridere? No, 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 niente, ecco, solo che quelle due cinture mi sembrano esattamente identiche. Cioè, io sto ancora imparando tutto di questa roba, allora. Di questa roba? Oh. Oddio. Ma certo, ho capito. Tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te? Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar della Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. Sarebbe una giacca qui. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia, quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro. E siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi, in effetti, indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti, in mezzo a una pila di roba. Allora, interrompo la condivisione, lo spezzone è molto breve e vi chiedo se è possibile di mettervi un attimo in gioco, un po' come foste voi adesso, no, i protagonisti del percorso formativo, dicendomi in quale delle due protagoniste vi rivedete di più, se sono poi così diverse e soprattutto, vabbè, insomma, dove insegnate, che discipline trattate normalmente in classe. Inizio io, anche se discipline, insomma, anche se sono la tutor di School Food per la provincia di Grosseto e non una docente, insomma. E, chi mi rivedo di più? In realtà nessuna delle due mi vedo, però boh, magari è una via di mezzo, ma cioè, se proprio dovessi scegliere la ragazza, insomma, perché sì, nella mia vita. Diciamo, do importanza a quello che indosso, ma neanche in maniera eccessiva. Non sono una persona che va molto a fare shopping o sta dietro alle mode.
o anzi delle due quando un capo d'abbigliamento, un paio di scarpe, perché sono fissatissima con le scarpe fino a quando ero piccola, anche se mi dicono, cioè, tutte uguali, tutte di quel tipo, però insomma sono un po' malata di scarpe, e cioè, mi dà noia quando qualcosa che metto io magari ce l'hanno le altre persone. Mi è capitato anche un paio di volte di anticipare delle piccole mode, tipo ad esempio con delle scarpe, ma si può dire, con le Dr. Martens color ciliegia, tra l'altro, che volevo, e che insomma ci sono sempre state, no? Sono molto old school, però non le trovavo nei negozi qua da me, nel Grossetano, così. E quindi stando con mia madre e altri amici a fare una vacanza in Inghilterra, e le comprai a Oxford tutta felice, queste Dr. Martens color ciliegia. Tornate dall'Italia, c'erano tutte le ragazzette e ragazzetti con queste Dr. Martens color ciliegia, e a me questa cosa aveva un po', insomma, infastidito. Non che ora non me le metto, perché cioè, insomma, vanno un po' di moda, però mi piace avere le cose, ecco, mie, diverse da, diciamo, dalla massa, come si può vedere dalla mia faccia. Grazie Grazie di aver rotto il ghiaccio. Vediamo se a le due docenti hanno voglia di così, libertà di dirci un po'. Non so se ci sentite. Purtroppo siamo rimaste con una partecipante, visualizzo, e che Vorrei che non. magari per altri motivi, perché magari sta seguendo un po' in differita da un treno, non so, Ah, no, questo non posso sapere. cioè non possa partecipare rispondendo. Allora, mi sembra che si chiami Maria. Se diciamo hai voglia di partecipare, noi insomma, venga, se no noi andiamo poi avanti un altro. Ci sono, vi ascolto volentieri. Ok, allora io Giovanna forse lo prenderei come un vi ascolto, ma non partecipo. Partecipo. Quindi prendo un po' spunto da quello che mi hai detto tu e comunque porto avanti la formazione. Poi Maria, se per caso in un altro momento vorresti intervenire, diciamo non aspettiamo altro, sei assolutamente benvenuta. Mentre magari proviamo a recuperare se c'è stato un problema tecnico, la docente che si è sta invece staccata. Allora, già col discorso che comunque, poi gli spunti che ci hai dato tu, Giovanna, il tema dell'unicità, io mi sono segnata, l'unicità, il tema dell'unicità, da ricercare l'unicità attraverso i vestiti, quindi la propria identità, il tema dell'omologazione, quindi di poi rifuggire, no? Quelle che sono delle mode che, anzi di darci l'opportunità di esprimerci, a volte costringono a essere nella massa, e il tema della globalizzazione, che nel tuo racconto entrava preponderante, il tema quando hai detto ah, non le trovavo, però poi dopo ci siamo dovuti spostare, le ho trovate perfino in un altro stato, no? Quindi quanto la moda ci lega agli altri e quanto la moda ci lega a un'economia che chiaramente adesso è globalizzata. Questo, diciamo, queste prime parole. Il mio consiglio è, quando si fa l'icebreaker in classe, di appuntarle su una lavagna, iniziare in qualche modo a fissare dei concetti chiave, quindi in questo caso sarebbe unicità, globalizzazione, omologazione, mercato della moda. Parlo un pochino con tutti i presenti, gli studenti che hanno voglia di dire la loro, come si rapportano un po' con i vestiti, di raccontare qualche aneddoto. E poi in un secondo momento andarla a riallacciare. Visto che diciamo un attimo da qua, visto che la riunione, la formazione è registrata, vi faccio vedere quello che secondo me può essere un buono spunto di icebreaker alternativo al Diavolo Veste Prada, che è un pochino più per grandi, un pochino più per adulti.
Questo invece è perfetto per la terza media. Gli avevo proposto il Diavolo Veste Prada perché avevo, diciamo, voglia di proprio farvi immergere in prima persona nella formazione, visto che invece, diciamo, la stiamo svolgendo in maniera più frontale, vi faccio vedere tutti gli strumenti in modo che si possano poi essere utilizzati facilmente in classe. Allora, questo è un influencer, potremmo dire, che io ho conosciuto proprio tramite gli studenti. Lui cosa fa? Va in giro per le strade di Roma, delle grandi metropoli italiane e chiede alle persone che cosa hanno indosso e quanto costa. Diciamo, questo format ha creato un po' un fenomeno, quindi ha, come vedete, 900-2000 visualizzazioni, questo è solo uno dei suoi video. I ragazzi delle medie di solito lo conoscono. Come lui ci possono essere altri influencer oppure si può fare riferimento a dei video che si chiamano Trend on All, che sono sostanzialmente dei video che vengono dagli Stati Uniti, sono delle piccole pillole in cui chi è andato a fare shopping mostra quello che ha comprato, le caratteristiche. Io ho notato, facendo un po' di ricerche, che si trovano anche tantissimi Trend on All di ragazze, soprattutto, ma anche ragazzi, della fascia della terza media per arrivare ai primi anni delle superiori. Quindi è una cosa che loro vedono ed è una cosa che anche molti fanno, cioè proprio si registrano. Quindi partire da in questo video, magari chiedendoli se lo conoscono, magari ne conoscono altri, e partire a avere un'osservazione un po' diversa da quella, possiamo dire, più passiva a cui sono abituati sui social. Vederlo assieme e chiederci che significato ha. Ora io vi faccio vedere proprio un pezzettino, in modo da capire di cosa si tratta, in particolare di questo di Barengo, perché ha veramente a che vedere con un fenomeno sociale che è caratteristico anche della fascia d'età, chiaramente non di tutti, della terza media, quindi può essere interessante discuterne con i ragazzi e partire da questo video per poi parlare del tema della moda. La condivisione con l'audio, se no ce lo perdiamo. Bella ragazzi, ci troviamo a Sanremo per questo meetup di oggi, c'è un sacco di gente. Grazie di essere venuti. Adesso vabbè, parliamo un po', ci facciamo un po' di foto, chi vuole, e poi ovviamente registriamo i migliori outfit per quanto costa il tuo outfit, che ha anche un premio, quindi che vinca il migliore. Però come ti chiami, quanto costa il tuo outfit? Giovanni, Gianni Potente su Instagram. Ok, cosa indossi oggi? Scarpe Valentino Longstyle 5,90, pantaloni di spare 500, cintura Prada 2,90, portafoglio Gucci 3,50, Gucci Ghost. Rolex Yachtmaster nella versione con piccolo 6.000, maglietta Saint Laurent pagata 2,90 e collana 1,30. Perfetto, grazie bro. Beh. Come ti chiami, cosa indossi oggi? Simone, scarpe Alexander McQueen 3,95 da Spinnaker, pantaloncini Adidas 25 da Footlooker, felpa di Marcello Bourlon 275, maglia di Versace 130. Perfetto, grazie bro. Come ti chiami, cosa indossi oggi? Mi chiamo Mattia, allora squalo 130, calzini Supreme 30, pantaloni Plaza 60, maglietta 65, orologio 150 e occhiali 200. Perfetto, ciao. Ok, mi fermo qua perché potrebbe andare avanti così e non, almeno dal mio punto di vista, qui lo posso dire perché non siamo a scuola, non è neanche particolarmente divertente. Ecco, proiettarlo però all'inizio del percorso è un buon modo per fare un icebreaker. Perché? Perché si parte da un fenomeno, da un linguaggio che è quello dei diretti interessati. Quindi intanto vedere se lo conoscono o meno, che cosa ne pensano e cercare da qua di intavolare una discussione con loro, un po' come prima abbiamo cercato di fare col Diavolo Veste Prada. Si può fare, dicevo, con questo o con dei video di Trend on All e poi si appuntano, diciamo, le parole principali sia di moda sia le parole principali della discussione su una lavagna. Ecco,
Prima di diciamo andare avanti, mi piacerebbe fare una parentesi su quella che è la domanda maieutica. La domanda maieutica, probabilmente ne avete sentito tutti parlare, è un termine che deriva in primo luogo da Danilo Dolci, e in generale si usa tantissimo nell'ambito della formazione e dell'educazione. Mi piacerebbe però sottolineare che caratteristiche ha e mutuare alcune riflessioni da il pedagogo e il pedagogista Daniele Novara, con cui noi abbiamo diverse volte collaborato. Daniele Novara ci dice quali sono le caratteristiche della domanda maieutica. Innanzitutto esistono tantissimi tipi di domande. Penso che la domanda maieutica spesso venga erroneamente scambiata per le altre. La domanda maieutica non è quella che viene posta per valutare, ma è una domanda che serve per approfondire, è una domanda che normalmente viene posta non per controllare il sapere, ma per generare curiosità. Le caratteristiche chiave, ci dice Novara, della domanda maieutica sono che sono tutte legittime. Quindi di fatto chi le pone, il docente o un altro studente, non conosce davvero la risposta, non c'è un giusto o uno sbagliato. Sono domande quindi di interesse che vogliono sviluppare conoscenze, che vanno a problematizzare, quindi aprono, come dicevo prima, punti di vista, ribaltano le prospettive, quindi anche un semplice perché Barengo fa 9.000 visualizzazioni, perché attrae un pubblico di giovani, perché è così importante sottolineare quello che abbiamo indosso e quanto costa, e perché arriva un orologio a costare circa 1.000 euro. Ecco, questi sono alcuni tipi di domande che mi vengono in mente. La domanda anche... lo conoscete e vi ritrovate in questi ragazzi che vanno, lo avete mai fatto, quanto badate a quello che indossate, perché loro sono così interessati a quello che portano indosso e quanto costa? Queste possono essere buone domande generative. Ok, ci permettono di approfondire la questione. Esci dallo schermo, spero, vediamo così. Ecco, questo icebreaker in particolare si riferisce al modulo 1, chiaramente, del kit, e si collega al kit di Cambiamoda, che adesso vi faccio vedere, della lezione 1 sul portale Cambiamoda. Adesso ve li faccio vedere in modo da poter, come è negli obiettivi di queste 3 ore e mezza, capire come funzionano gli strumenti. Allora, questo è il nostro kit di Schoolfood. Lo strand di Cambiamoda è il primo. Noi siamo all'interno del modulo 1 di base, la moda è una cosa seria, e siamo, diciamo, proprio abbiamo messo il primo piede all'interno del tema e il primo piede all'interno delle attività possibili. Ok, quindi siamo all'interno di questo modulo. Qua abbiamo lo specchietto con i contenuti, gli obiettivi, il riferimento alle competenze chiave europee, e appunto qua stavamo parlando della domanda maieutica. Ok, anche parlare di chi, se questi ragazzi sono dei fashion victim, chi è un fashion victim, come funziona la moda. Ok, ora arriviamo un attimo proprio alla scaletta. La fase 1 è appunto il dibattito animato. Il dibattito animato lo possiamo fare dall'ispezione del film, magari con le classi, diciamo, che sono più portate a fare delle riflessioni complesse, oppure a partire da Intrangonol o dal video che vi ho fatto vedere di Berengo. Fissare le informazioni principali sulla lavagna. A quel punto quello che si può fare è partire con un gioco di ruolo. Il docente può dividere la classe in 4 piccoli gruppi. Ogni gruppo proverà ad abbozzare a questo punto una collezione di moda, la abbozzerà chiaramente disegnandola, possiamo disegnarla, possiamo dare a disposizione dei giornali, a partire da un tema, un colore, un mood, una sensazione, una tendenza. A quel punto i quattro piccoli gruppi presenteranno appendendole le loro collezioni di moda. A cosa ci serve questo? A collegare
gli argomenti della discussione, che hanno a che vedere, adesso lo vediamo, col tema della moda, non solo per coprire il proprio corpo, ma moda come mezzo di comunicazione, con i primi passaggi di come essa funziona. Ecco, il video del Diavolo Veste Prada mette insieme queste due caratteristiche, cioè le due protagoniste ci fanno vedere due modi diversi di intendere la moda, ma entrambe fanno riferimento a un sistema moda in cui sono inserite, sia nel caso dei capi casual, sia nel caso dei capi, diciamo, di alta moda, che è l'industria della moda, che funziona tramite collezioni. Ecco, mettendo in relazione queste due parti, possiamo andare a vedere quali sono i nuclei centrali di questo primo modulo. Mi riporto sul PowerPoint. Allora, quello che emergerà sia dalla discussione sia poi dalla successiva proposta dell'esercitazione sulle collezioni di moda è che la moda è solo apparentemente un tema frivolo, che non ci riguarda, che riguarda solo alcuni, che riguarda esclusivamente i fashion victim. In realtà è un argomento che è immancabile nelle nostre vite, immancabile perché tutti noi abbiamo l'esigenza di coprire il nostro corpo con dei vestiti. Non ne potremo fare a meno. Tutti noi abbiamo l'esigenza, oltre che di coprire il nostro corpo, di comunicare attraverso i vestiti con gli altri. Giovanna, per esempio, faceva riferimento alle scarpe, all'unicità, diciamo, di queste scarpe che poi sono invece andate di moda. Ecco, uno degli argomenti che si comunica tramite i vestiti è la propria personalità, la propria identità, l'appartenenza o meno a un gruppo. Anche delle sottoculture, quindi nel caso delle Dr. Martens, per esempio, possiamo fare riferimento a una cultura inizialmente delle Dr. Martens, che era quell'underground, alternativa, londinese. Quindi è un doppio canale di comunicazione, un canale di comunicazione, potremmo dire, verso l'esterno, e un canale di comunicazione verso l'interno. Chi sono io nel mondo? Per questo è così importante fare educazione civica attraverso il tema della moda, perché è un tema che in terza media, e soprattutto dalla terza media in poi, con gli anni delle superiori, i ragazzi stanno cercando di capire chi sono, qual è il loro ruolo nei gruppi e nel mondo. E quindi il tema della moda è proprio una buona leva. La moda però non ha solo a che vedere con il modo che abbiamo di comunicare con gli altri, ma come ci fa vedere bene l'esempio del video di Berengo, ma anche nel caso del Diavolo Veste Prada, con un'industria molto florida. Tutto ciò che indossiamo non proviene casualmente dall'angolo delle collezioni, ma è progettato da degli stilisti, è organizzato, un po' come ci spiega Meryl Streep nel video, da un'industria che funziona per step, con dei brand, con delle multinazionali, con delle collezioni che vengono progettate. Questi sono un po' i termini che vi consiglio di appuntare nella discussione con i ragazzi e poi di riprendere. Muove un mercato mondiale, la moda, che ha un valore complessivo di 2.500 miliardi di dollari e dà impiego a più di 300 milioni di persone. Alcune statistiche in maniera semplificata ci dicono che una persona su sei nel mondo vive di moda, cioè lavora nel campo della moda tutto tondo, intendendo anche l'industria della moda. Ci sono due rapporti, due report che più degli altri troverete all'interno della bibliografia del kit e che più degli altri direi che sono importanti come fonti e che ci danno una buona panoramica dell'industria della moda. Questo, diciamo, aspetto di conoscenze è un aspetto di conoscenze più per i docenti che per i ragazzi, ma è utile come background. Allora, questo è un primo grafico che è tratto da un rapporto della fondazione Ellen MacArthur, che è una fondazione americana che si occupa di economia circolare. Questo rapporto è datato 2017, ma è ancora molto attuale e si intitola New Textile Economy. Cosa vediamo? Sostanzialmente vediamo un grafico dove nelle ordinate abbiamo i miliardi di unità prodotte in termini di vestiti, e quindi le vendite, e
E nelle ascisse abbiamo l'arco temporale dal 2000 al 2015, quindi un arco temporale di 15 anni, molto breve e vicino a noi perché siamo nel 2022. Ecco, questo cosa ci dice? Che sono aumentate in 15 anni le vendite del 50% in più, dal 2000 al 2015 sono aumentate di 50 miliardi di unità. Il che significa che, e questo si può notare anche dalla linea viola del clothing sales, sono aumentate, duplicate le vendite. Quindi siamo davanti a un mercato che nel giro di 15 anni è esploso. Siamo sì un pianeta iperpopolato, sovrappopolato, ma siamo anche un pianeta ipervestito, perché vengono venduti tantissimi prodotti, scusate, prima che venduti tantissimi abiti in più rispetto a soli 15 anni fa. Stiamo parlando quindi di un mercato che ha duplicato la sua produzione. Se invece prendiamo come riferimento la linea azzurra, che è qua chiamata clothing utilization, capiamo che invece che cosa succede? Tutti questi abiti, questi capi di abbigliamento che noi compriamo, che hanno aumentato le vendite, vengono usati meno. Siamo davanti a una decrescita del loro utilizzo, e qua sotto il numero 1 vedete average number of times a garment is worn before it ceases to be used, cioè quindi il numero di volte che un abito viene utilizzato prima che cessi il suo uso, che è decresciuto del 36% a livello globale. Poi se andiamo a vedere su alcuni stati la cosa è enormemente peggiore, per esempio la Cina, ci dice questo stesso report, ha diminuito del 70% l'utilizzo dell'abito, cioè la media di utilizzo che una persona in media usa prima che diciamo di sbarazzarsene, di non usarlo più. Questo ci fa giungere a una conclusione che non è molto lontana dal video di Berengo, dal Diavolo Veste Prada. Si produce tantissimo per usare di meno. C'è un mercato enormemente florido e ricco che ci dà, diciamo, sì, da coprire il nostro corpo, ma sostanzialmente non è quello il motivo principale della vendita e dell'aumento delle vendite. L'aumento principale della vendita risiede da qualche altra parte, in qualche altra motivazione, che probabilmente ha più a che vedere con l'affermazione di sé, della propria indipendenza, della moda, delle tendenze. Un altro report che ci porta a analizzare, diciamo, dall'alto lo state of fashion, quindi lo stato di salute del mondo della moda, è il report della McKinsey. La McKinsey è una multinazionale sempre americana che si occupa sostanzialmente di consulenze strategiche. Ci dice che il settore della moda si sta rialzando dopo la pandemia da Covid-19, in particolare trainato dalla Cina e dagli Stati Uniti. Ha subito ovviamente un momento di crisi pesante, ma ci dicono anche che si rialzerà, quello che dicono i grandi CEO delle multinazionali che sono stati intervistati per fare questo report, con una revenge buying, cioè una sorta di vendetta dei consumi, o meglio una rivincita dei consumi, che sono spinti da delle tendenze che sono quelle che vedete sotto. L'altro cosa, diciamo, caratteristica importante che ci raccontano è che la pandemia ha esacerbato le differenze già marcate, premiando le aziende leader che già dominavano il mercato, quindi quel 20%, e aumentando le difficoltà per tutte le altre. Il 69% delle aziende infatti ha perso il valore. Ci sono delle tendenze che si affermano, per esempio, e che hanno a che vedere anche con come abbiamo vissuto la pandemia. Durante la pandemia venivano venduti tantissimi abiti confortevoli, comodi, adesso più quelli di socialità, legati anche un po' alle occasioni, diciamo, di lusso, di apertura verso il mondo della società, all'attività aperta, allo sport, all'online shopping, a quello che è considerato il metaverso, quindi si è sviluppato molto il collegamento tra la persona e il virtuale. E una nuova tendenza ci dice che siamo sempre più attenti alla sostenibilità, ma che ci sono diverse difficoltà per le aziende a rispondere a questa esigenza, con una certa confusione, una difficoltà su passaporti e la tracciabilità dei prodotti, e si sta sempre più sviluppando l'attenzione all'inclusione e alla diversità, per esempio il tema del gender fluid. Ecco, queste tendenze che i ragazzi possono anche un po' indovinare nell'esercitazione delle, come
come delle collezioni, o che magari possono essere proprio queste date ai singoli gruppi per animare l'esercitazione, hanno a che vedere su come, proprio con degli elementi di sociologia, come abbiamo vissuto la pandemia, come a livello globale ci stiamo spostando, e questo rimarca ancora una volta in più che l'industria della moda, quindi lo state of fashion dell'industria della moda, ha a che vedere più che con la necessità di coprire i nostri corpi, con delle tendenze, delle esigenze che sono altre e che hanno, che invece in qualche modo risiedono in bisogni profondi dell'individuo di relazionarsi con gli altri e di relazionarsi, di capire qual è la propria identità. E qua abbiamo, come dicevamo, fissato i nuclei principali, e qui diciamo con questo tipo di discussione, con questo tipo di attività, si arriverebbe a concludere il primo modulo, che è infatti un modulo base. Tornando al kit, scusate, mi sono persa tra i diversi milioni di link aperti. Arrivo, purtroppo non mi permette di andare sul nostro, eccolo qua. Siamo arrivati qua, facciamo riferimento alle pagine così da non perderci, siamo a pagina 10, sostanzialmente alla chiusura del primo modulo, che quindi si svolge con un icebreaker per riprendere un po' le fila, dibattito animato a partire da un film o da un video. Si fissano alcune informazioni principali e la cosa più difficile, indubbiamente, è provare a ricucirle assieme. Ok, ricucirle assieme a fronte, se volete, di un'attività che si può fare in una ventina di minuti, che è quella legata alle collezioni. Ok. Qua trovate la bibliografia e la sitografia, anche con un dizionario di moda, che è stato elaborato dall'Istituto Tecnico Superiore Macchina Donati, che è fatto molto bene, si trova online. Ok, ora passiamo al secondo modulo, che è sempre intitolato La moda è una cosa seria, ma che è un modulo di consolidamento, e quindi va a consolidare delle informazioni che abbiamo, diciamo, iniziato a trattare, le competenze che abbiamo iniziato a formare nel primo modulo. Nozione essenziale del secondo modulo è proprio invece andare a dare significato effettivo a che cosa significa moda, e lo trovate qua nelle nozioni essenziali per gli insegnanti, e in particolare andare a vedere quindi come la moda è un modo di comunicare anche storicamente, quindi definisce non solo un mezzo, diciamo, di comunicazione, ma proprio il costume. Ed è questo è testimoniato dal fatto che la moda nel tempo e nella storia ha permesso di manifestare, per esempio, le gerarchie, i movimenti sociali, i movimenti sociologici, le trasformazioni delle classi o dei generi o delle generazioni. E l'attività che è proposta in questo secondo modulo è un gioco che ha degli allegati, delle carte di ruolo, e che funziona sempre dividendo la classe in 4-5 sottogruppi che diventano sostanzialmente delle squadre. Le squadre hanno delle carte da gioco. Sostanzialmente le carte da gioco sono sono collegate a dei periodi storici, quindi ogni sottogruppo riceve un periodo storico, per esempio il Medioevo. Avrà delle carte da gioco con dei vestiti, delle rappresentazioni di vestiti che non riguardano però solo il Medioevo, dovranno essere in grado quindi di collegare le caratteristiche del periodo medievale e quindi le trasformazioni sociali che avvengono in quel periodo alla tipologia di vestiti corretta. Le squadre avranno a disposizione 20 minuti ciascuna e potranno anche nominare un ambasciatore. Cosa fa l'ambasciatore? Sostanzialmente può andare a sbirciare nelle altre squadre, guardare i ragionamenti che l'altra squadra sta facendo su un altro periodo storico, per esempio il Rinascimento, riportare quindi i ragionamenti ascoltati e quindi in qualche modo dare quei suggerimenti, quegli elementi in più per far vincere la squadra.
Io direi che in un gioco di questo tipo metterai anche un po' di pepe con un po' di competizione, quindi potete anche dire che, diciamo, vince la squadra che riesce a completare in meno tempo, per esempio, appunto l'abbinamento. A quel punto poi le quattro squadre presentano il proprio lavoro e ragionamenti fatti assieme. Il docente avrà il compito di verificare se gli abbinamenti sono corretti o meno e soprattutto di verificare in che modo i ragazzi sono riusciti a svolgere il compito. Quindi hanno effettivamente lavorato in modo collaborativo? Ci sono stati dei pareri discordanti? Quali argomenti e ragionamenti li hanno condotti alla scelta? Anche qui si possono usare delle domande maieutiche. Adesso vi farei vedere. Penso che sia utile l'allegato. Allora, l'allegato 1, come dicevamo, scusate, è l'ispezione del film. L'allegato 2 sono le carte da gioco. Allora, qua per esempio abbiamo il basso medioevo. Le domande a cui deve rispondere la squadra sono: provate a ricordare assieme quali sono le caratteristiche principali di questo periodo, come era suddivisa la società e quali professioni erano maggiormente presenti in questo periodo. Queste tre domande sono le stesse per tutti i periodi storici che abbiamo individuato e che vedete fino agli anni 50. Le carte da gioco ora sono suddivise già, diciamo, abbinate al periodo storico, quindi invece le dovrete dare in maniera disordinata, se no il gioco non può essere fatto, e sono queste. Ok? Se ne trovano anche altre su internet, ma noi abbiamo scelto quelle che possono essere utilizzate per ragioni di copyright. Quindi immaginiamo che una squadra abbia, come stavamo dicendo, ricevuto il basso medioevo, riceverà però le carte mischiate di tutti gli altri periodi storici, e questo che renderà la sfida, diciamo, più difficile. E ecco, questo è il primo gioco. Nella realizzazione di questo primo gioco, appunto, come dicevo, metterei una spruzzata di peperoncino, quindi di competizione. Avete diverse nozioni rispetto agli abiti e alla loro evoluzione storica, che sono state mutuate da questo libro qui, che vi faccio vedere, che si trova facilmente, di Giorgio Riello, La moda, una storia dal Medioevo a oggi, e che sostanzialmente è un libro di storia della moda. L'altro libro molto bello, che ha diverse immagini, che chi di voi volesse approfondire, se fosse appassionato al tema, è questo, è nella bibliografia. E si intitola Evoluzione storica e stilistica della moda, è il Marangoni, che per chi è addetto di moda è un po' il classico, il manuale tipo, no, di storia della moda, e ha anche diverse immagini. La cosa interessante è che andremo quindi a consolidare tramite questo modulo come parlare di moda implica parlare di comunicazione, come la moda sia sempre diversa a seconda dei periodi storici e perché veicola delle trasformazioni sociali o proprio è espressione di alcuni movimenti sociali. Come dice Giorgio Riello, ve lo riprendo solo in questo pezzo, la moda è un mezzo di rappresentazione di mobilità sociale, viene usata cioè per creare un certo look, per apparire diversi da quello che si ritiene di essere. È anche la relazione fra consumo e produzione, quindi tra i mezzi di produzione di quel periodo storico e il consumo, è un mezzo di differenziazione di genere e di età. E dà la possibilità di canalizzare i processi sia di individualizzazione che di socializzazione. Questo chiaramente sono i punti che fisso per i docenti e non lo farei così chiaramente con i ragazzi, quindi sono i nuclei tematici per voi. Andiamo avanti, torniamo al nostro kit. Allora, vediamo, troppe cose aperte, devo dire che è un po' faticoso, ma. Anzi, torniamo al modulo 2, quindi siamo arrivati alla moda è una cosa seria, consolidamento, quindi l'attività delle carte è proprio in questo punto qua. Io ne propongo anche un'alternativa che è indubbiamente più ambiziosa di quella delle carte. E che è legata al tableau vivant. Il tableau vivant sono i quadri dal vivo. Che cos'è un quadro dal vivo? Il quadro dal vivo è sostanzialmente
una rappresentazione del quadro fatta da delle persone che quindi lo osservano attentamente, fanno una ricerca e poi entrano a far parte del quadro. Qua ve ne ho messi alcuni, quindi riconoscerete la dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci, riconoscerete, io la chiamo la donna con l'orecchino di perla, ma non è, la ragazza con il turbante del 1600, e sono solo, diciamo, degli esempi. Quello che può essere interessante rispetto a un lavoro sul tema della moda collegato ai quadri viventi è sostanzialmente quello di riflettere sull'arte e riflettere sull'arte anche come veicolo, no, delle costumi storici di quel periodo. Quali sono i passaggi del lavoro più ambizioso che avete come alternativa proposta rispetto al gioco delle carte? Dividere sempre la classe in gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro funziona proprio come, potremmo dire, un'equipe, quindi al loro interno i ragazzi stessi o il docente, se li conosce molto bene, si possono individuare dei ruoli specifici, quindi tecnici dell'illuminazione, scenografi, attori, addetti al backstage. Tutti devono collaborare per la realizzazione di una foto del dipinto scelto, in cui saranno essi stessi, quindi loro stessi, i soggetti protagonisti. Ogni gruppo infatti riceverà un quadro scelto dal docente in modo che esso sia funzionale a far emergere le trasformazioni di un'epoca storica e i dettagli del vestiario in quel contesto storico e culturale. Quindi, suddivisione dei gruppi. Ogni gruppo riceve un'opera d'arte, un quadro, lo riceve sotto forma di stampa oppure gli viene proiettato. Ha tempo una settimana per fare una ricerca dei vestiti che vengono usati, una osservazione attenta delle pose, delle espressioni, della luce. I ragazzi si dovranno trovare assieme e fare la foto, oppure portare tutti i vestiti similari e l'attrezzatura, diciamo, per poter fare il tableau vivant in classe. Quindi la conclusione del lavoro è che i gruppi o arrivano in classe e fanno il tableau vivant o fanno una foto e la proiettano in classe. Questo li aiuterà a ragionare su che tipi di vestiti vengono utilizzati, quindi questa poi è, diciamo, la restituzione, il debriefing che viene fatto in classe. Perché proprio in quel periodo, cioè perché per esempio la ragazza con il turbante è vestita in quel modo nel 1665? Fare un lavoro di approfondimento sull'opera d'arte e sui, come dire, qua, per esempio, vi ho fatto vedere, vi ho messo un tableau vivant, quindi un quadro dal vivo di Renoir. Ecco, questa è già una composizione con più personaggi, quindi io mi immaginavo, per esempio, la colazione dei canottieri di Renoir, rifatta da un piccolo gruppo classe. È un modo per innanzitutto fare lavoro di squadra, farli ricercare sull'opera d'arte, quindi fare anche il collegamento con tutte le discipline di arte ed educazione all'immagine, ma allo stesso tempo ragionare su perché quei personaggi erano vestiti proprio così in quel periodo storico. Ecco, nel kit ho dato anche altri, diciamo, titoli di opere d'arte che secondo me si potrebbero usare, che sarebbero calzanti. Questa seconda attività è indubbiamente più complessa, indubbiamente più ambiziosa rispetto a quella delle carte, ma secondo me, cioè se io mi trovassi nei vostri panni, è quella che proporrei di più, perché è più completa, aiuta anche a fare un grande lavoro di squadra sulla classe, fa emergere tantissimi contenuti, quindi è quella che io personalmente consiglio. A questo punto mi ero immaginata di fare con voi una brevissima pausa e durante la pausa, io adesso lo posso comunque fare, qua ho messo un quadro del Settecento di un anonimo francese che rappresenta la pausa caffè. Vi avrei chiesto nella pausa di pensare a quali sono i quadri che voi proporreste per un lavoro di questo tipo, di tableau vivant. E quindi adesso vi faccio vedere.
Avevo preparato questa Jamboard con quadri e periodi storici e avrei fatto quindi una pausa di un quarto d'ora che ci permette sia di diciamo sgranchirci un attimo le gambe, alzarci un attimo dalla sedia, sia di ragionare in solitaria su quali sono i quadri collegati a determinati periodi storici e trasformazioni che possono essere buoni da proporre in classe. Nel kit ne troverete degli altri, però non ve li svelerei. Non ve li svelerei adesso. In ogni caso, se andiamo sul nostro kit, ci stiamo riferendo, adesso poi lo riprendo perché purtroppo credo che mi sia chiusa la pagina del kit, ci stiamo riferendo all'attività alternativa del modulo 2, che è il modulo di consolidamento dal titolo La moda è una cosa seria. E devo dire che sono un po' forse in difficoltà senza avere risposte, quindi se vogliamo fermarci questi 10 minuti, volete provare a scrivere comunque le opere d'arte, se no recupero il kit e le leggiamo. Giovanna, dimmi tu. Come vuoi, cioè mi sa che lo faccio io, una ricerca di quadri. Allora, una cosa che forse può essere a prescindere, poi verrà registrato, quindi loro hanno già ricevuto il kit, giusto? No, lo ricevono il 15 settembre. Dai. Lo vanno a scaricare dalla loro area registrata. Dal 15 settembre vengono caricati. Allora, proviamo a fare così. Intanto io poi devo recuperare il kit perché prima erroneamente l'ho chiuso. Chiederei a Maria, anche via conversazione chat, di dirci se hai voglia di, come dire, prenderti veramente 5 minuti, possiamo fare, per riflettere su questa attività. Andare a vedere quali potrebbero essere dei quadri. Non so se Maria, tra l'altro, tu insegni delle discipline collegate a arte, educazione all'immagine, però ci possiamo prendere veramente forse 5 minuti per provare a mettere giù i quadri, poi io vi dico quelli che avevo pensato io. Se ci dai un riscontro anche via chat. Forse no. Io posso provare. Ok, allora io sono un po' ignorante, però a livello di storia dell'arte. Sì, ma è solo per esperienza. Allora, questa era la Jamboard che avevo preparato, anche per un'attività prima che chiaramente non ho fatto perché siamo in pochi. E l'altra cosa che può essere utile per questa ricerca, uscire dalla, sono sul vostro Dropbox del kit, arrivo condivido qua che anche questo può essere utile, questo arriva, no? Kit terza media, vediamolo intero, l'attività. Così mi metto una pagina. Ok, siamo qua. Modulo 2, la moda è una cosa seria. L'attività è quella alternativa, ma quello che può essere utile per l'insegnante è sostanzialmente la pagina 14, dove troviamo i nodi concettuali importanti, quindi le nozioni essenziali. Che cosa significa moda? E poi abbiamo già le caratteristiche della moda, riprese appunto, come dicevo, dai libri che ho citato prima, della società medievale, prima del secolo dei lumi, degli anni 50 e degli anni 30 e 50, in realtà non sono suddivise qui, però comunque, che sono, diciamo, i concetti
che possono aiutare a poi fare il debriefing sul quadro. E pagina 16 è l'alternativa spiegata del tableau vivente. Quindi io direi che magari possiamo veramente fare 5 minuti se tu hai voglia di provare a mettere giù due quadri in più, poi dopo riniziamo. Ma proprio 5 minuti, sono 15.05, 15.10. Scusami Valeria, mi sono un attimo persa. Quadri in cui... Dicevo che se vogliamo provare a fare questa cosa, non starei, avevo immaginato 15 minuti, chiaramente non ha senso, possiamo dare 5 minuti. Sì, ma i quadri, no? Era da cercare, cioè... Sì, da cercare in base al cioè alla come si vestono... Diciamo, alla possibilità che il quadro faccia emergere le caratteristiche di abiti di un periodo storico. Caratteristiche di abiti di un periodo storico, ok, esatto, va cioè, bene. A pagina 14, qua lo ridico per chi vedrà la registrazione, sostanzialmente c'è la spiegazione degli abiti per periodo storico. Cioè, come si vestivano nel Medioevo e per... Certo. Certo, ci si prova. Ok, vedo che anche Maria si è messa in gioco, mi fa molto piacere. Faccio io intanto? Solo per sì, sì, così le diamo un attimo di tempo. Sì. Mi sono consultata con i colleghi. Allora, qualche proietto? Così anche chi lo vedrà registrato vede. Però condivido lo schermo, se no? Sì. Io? Così quando parla intanto si vede. Sì. Per qualsiasi dubbio e anche suggerimento, e poi dopo le ripassiamo con i partner. Vorrebbe vedersi. Vediamo. Ma l'avevo condivisa. Ah, tu? No, ma io non l'ho messo lì, però. Aspetta. Allora vediamo quelle della collega, della docente. Me lo puoi aggiungere. Se tu fai su nota adesiva, qua, clicchi. Ecco, questo era giusto per precisare come poi funziona la revisione annuale. Le posso mettere anche in diretta. Ma forse ci metto di più. Se condivido un attimo io lo schermo, oggi si fa prima, okay. Che dici? Sì, va bene. Magari io le posso segnare comunque lì. Sì, mi levi un secondo la condivisione tua, che se no non me lo fa fare. L'ho tolta. Io vedo ancora. Ah sì? Aspetta, ci provo, provo a condividere. No, adesso mi dice di no. Riesci? No, non me lo fa fare. Come mai? Perché a me non mi dà che sto condividendo. Non so dire come mai. Io ne ho due aperti. La vediamo. No, non mi dà che sto condividendo. Però io visualizzo ancora il tuo schermo. Non so dire come mai. Non so. Cioè, non mi dà... Sai che dovrebbe dare la X, interrompi la condivisione? Non ce l'ho. Sì, va bene. Provo a farla di là, allora. Devo fare nota adesiva? Sì. Ok. Sì, viene un post-it virtuale, praticamente ti scegli il colore che vuoi e poi lo appiccichi. Perfetto. Ok. Allora, mentre magari tu fai questo, io condivido e ne approfitto per leggere gli altri, che c'erano sì. Già. La docente collegata vuole, insomma,
dirceli lei, va benissimo. Ora è spuntato. La rotonda dei bagni palmieri del 1866, il quarto stato di fine 800, il ritratto di Don Luigi XIV del 1700. Io avevo proposto, e che trovate nel kit, i coniugi Arnolfini di Jean Van Eyck per il 1004 e la colazione dei canottieri di Renoir sulla fine 800. Vedo che tu hai messo l'assenzio di Degas per la fine dell'Ottocento, giusto? Probabilmente saremmo, diciamo, un po' messi peggio sul periodo medioevale, che è quello più difficile. Prendendo però, diciamo, la parte del kit che tratta, cosa un po' complessa che non mi fa mai vedere il kit, non è facile da condividere. Cosa che avevo messo per... vediamo se avevo messo... No, i coniugi Arnolfini sono quello più datato. Avevo messo anche la colazione sull'erba di Monet per la fine dell'Ottocento e ritratti di Achille Funi, come per esempio la donna al caffè degli anni 30. I ragazzi a questo punto ricevono uno di questi quadri, fanno una ricerca sul periodo storico e cercano di collegare gli abiti alle trasformazioni del periodo storico, dando per esempio sulla differenza, per esempio, epoca medievale, no? Quindi la società in cui l'abito serviva a rendere manifesta la gerarchia sociale ben presente nella società medievale, ma anche a rappresentare le divisioni di ruoli, di genere, dei diversi ceti. Il vestiario aveva un costo elevato e questo si collega ai sistemi di produzione, quindi normalmente chi voleva un nuovo abito doveva farselo fare. Nella maggioranza dei casi la materia prima veniva prodotta in casa o nei pressi della propria abitazione. Questo faceva sì che, essendo un abito caro, tendenzialmente c'era una grande divisione, una grande differenza tra chi si vestiva, diciamo, con colori sontuosi, con sete pregiate, e chi si vestiva con materiali, diciamo, più di bassa qualità. Se andiamo a vedere invece la maggioranza dei quadri che abbiamo trovato, che sono sostanzialmente dell'Ottocento, abbiamo una parte dell'Ottocento, cioè sicuramente c'è il tema dell'entrata, che poi da diciamo fine Settecento, del cotone importato dall'India che entra nel mercato. Si assiste a quella che è chiamata la grande rinuncia, quindi a tutto l'abbigliamento in nero degli uomini, della moda maschile, che è tendenzialmente composta di tre pezzi, pantalone, giacca e gilet, normalmente di colore scuro, quindi questa grande differenza tra l'abito maschile e l'abito femminile. E poi dal 1870 invece sostanzialmente degli abiti che diventano più consoni al movimento, allo sport, al tempo libero anche per le donne, è l'inizio dei primi passi di quella che è la moda di massa, che poi avrà la sua esplosione nel periodo tra le due guerre. Ecco, quindi l'idea è che loro rappresentino, facciano una foto del loro tableau vivente e che poi tutti assieme si faccia una discussione su quel periodo storico. Per arrivare ad affermare cosa? Che la moda è veicolo di comunicazione, è veicolo delle trasformazioni sociali e quindi che c'è un nesso proprio indissolubile tra quel periodo storico, i sistemi di produzione e la moda. E quindi questo ci fa pensare a e qual è il sistema di produzione in cui siamo inseriti della moda e quali sono i significati che oggi veicola. Ok. E vado avanti e passiamo quindi a questo punto al modulo successivo, che è quello intitolato, vediamo qui, noi e la moda. Perché noi e la moda? Perché se prima abbiamo dato uno sguardo alla moda, diciamo, dall'alto, anche a partire dai periodi storici, arriviamo al nostro periodo storico, cioè al nostro sistema di produzione. Scusate.
telefono lo metto subito in silenzio. Allora, Noi e la Moda parte da un'attività che è nuovamente un'attività che ingaggia molto gli studenti, cioè sostanzialmente uno shopping assieme. La proietto qua, così vediamo proprio andiamo sull'attività. Facciamo shopping assieme perché? Perché anche i ragazzi di terza media si troveranno a scegliere degli abiti, normalmente vanno probabilmente con i genitori o fanno shopping con... e qualche paghetta che gli viene data. Il tema principale di questa attività è il criterio di scelta che abbiamo nel comprare un vestito piuttosto che un altro. Questa attività si può fare in due modi: allestendo in classe un vero e proprio negozio, una sorta di temporary shop. L'idea è che il docente non si accontenti di dire facciamo shopping assieme per finta, ma che provi in qualche modo a far cadere nel tranello la classe facendo credere che sia, non so, d'accordo con il collegio di classe, col preside, per far esporre un temporary shop in quella giornata e dare l'opportunità quindi a tutti di osservare dei capi e eventualmente comprarne qualcuno. Quindi l'idea è che i ragazzi ci possano credere davvero. Come si allestisce? Noi abbiamo pensato a un'insegna, abbiamo pensato a delle etichette per ogni abito. Le etichette hanno delle informazioni, diciamo, che sono quelle che vengono riportate in maniera normale, consuetudinaria sugli abiti, ma ovviamente non possiamo fornirvi i vestiti, quindi la cosa un pochino più complicata è che il singolo docente dovrà procurarsi gli abiti, prendere la nostra etichetta modello, stamparla e abbinare, scrivere sostanzialmente sull'etichetta delle informazioni plausibili abbinate a quel singolo abito. Le informazioni sono il made in, quindi dove è stato prodotto, e quello normalmente è scritto proprio sull'etichetta all'interno dell'abito, la fascia di prezzo e la composizione delle fibre. Normalmente sono tutte le informazioni che ritroviamo attaccate nella etichetta interna degli abiti e che quindi vengono replicate sull'etichetta che noi vi forniamo. A questo punto il gruppo classe verrà intervistato sui motivi di scelta personali e si cercheranno di determinare quali sono i criteri maggioritari all'interno del gruppo classe. Ecco, questo si può fare tutto dal vivo. L'alternativa è quella di provare a farlo online. Come? O andando su un portale online, però non arrivando chiaramente alla pagina del pagamento, oppure andando su Cambiamoda, che è il portale di Reattiva. Andando alla lezione 1, dove troviamo infatti la parte del Diavolo Veste Prada, e subito dopo c'è questa schermata che è facciamo shopping assieme. In questo modo si possono vedere sostanzialmente dei vestiti che sono disegnati, quindi chiaramente qui l'attività è più esplicita che sia un fake, una finzione. Possiamo chiedere però ai singoli gruppi, per esempio, di creare un outfit o che cosa comprerebbero se questo fosse un negozio virtuale effettivo. Poniamo caso che in molti scelgano il cappello. Abbiamo appunto, come dicevo prima, i primi criteri che vediamo nell'etichetta sono il made in, la composizione e la fascia di prezzo, che è quello che vediamo normalmente. Una volta che hanno scelto, si può tentare di fare una votazione in classe. Ok, quindi abbiamo già questi criteri preselezionati e si chiede alla classe: quanti di voi hanno scelto proprio quell'abito in mezzo a una pila di roba perché è bello? Alzano una mano in 7. Si vota 7 volte, è bello. Quanti di voi hanno scelto quel cappellino proprio perché è alla moda? In 20 hanno scelto perché è alla moda? Segnaliamo 20. Quanti hanno scelto perché è economico in altri? Facciamo 15. Ok? In questo modo, grazie a questa piattaforma, noi possiamo fare una sorta di sondaggio istantaneo e vedere quali sono non solo i criteri individuali, fare una discussione, ma quali sono i criteri
dei maggioritari per l'intera classe. Questo lo si può fare con il portale se si utilizza, diciamo, lo shopping online. Si può fare con una lavagna, con una lim, riprendendo questi criteri e facendo delle X. Ok, questo ci permette di andare a ragionare non solo sul singolo individuo, il singolo studente, la singola studentessa, ma ragionando sul gruppo classe e poi chiedendoci: ma come mai 20 persone hanno detto alla moda e come mai 15 persone hanno detto economico e nessuno sembra essersi chiesto perché è comodo, per esempio? Quindi si può intavolare una discussione su questo. Successivamente, il docente inventerà una storia dicendo: attenzione, esistono però delle application che ci permettono di vedere gli stessi abiti con una seconda etichetta che ci dà maggiori informazioni sul prodotto scelto. Queste app esistono davvero. Quella finta che abbiamo inventato noi si chiama etichetta parlante e ci permette di osservare l'abito con una seconda etichetta che viene, diciamo, ci dà maggiori informazioni in termini di durevolezza, impatto ambientale e impatto sociale. Siete curiosi di provarla? A questo punto i ragazzi potranno chiudere gli occhi un attimo e ricevere una seconda etichetta con questi criteri che vanno da 0 a 5, scusate, io tra l'altro ho dei lavori sotto casa. Come per gli hotel a 5 stelle, se abbiamo 5 stelline significa che il capo ha una lunga durata, un bassissimo impatto ambientale e proviene da filiere certificate e controllate per quanto riguarda i lavoratori, quindi ha un punteggio ottimo. Se invece avrà 1 o 0 stelle, stiamo parlando invece di un una dei criteri che sono bassi. A questo punto, vedendo questa seconda etichetta parlante, si farà un debriefing. Che cosa vuol dire? Si chiederà ai ragazzi se hanno voglia di cambiare la propria scelta rispetto alla scelta iniziale che avevano fatto. Alcune domande guida che abbiamo ipotizzato le vedete qui e sono: e ora cambiereste la vostra scelta? Se sì, perché? Cambiando scelta, stiamo rinunciando in qualche modo ai criteri precedenti che abbiamo esplicitato prima? E che cosa possono indicare secondo voi questi nuovi criteri? Ok, quindi queste sono alcune buone domande guida. Ok, l'idea centrale di questa attività è poter far emergere che non è detto, o almeno non con certezza, non per tutti gli abiti, che comprare un abito osservando la durevolezza, l'impatto ambientale e l'impatto sociale implichi rinunciare ai criteri di, per esempio, bellezza o ai criteri di comodità che ci eravamo dati prima. Se questa attività fosse troppo complicata da fare dal vivo, la stessa si può fare anche, come dicevo, online. Quindi la etichetta parlante, per esempio, del cappellino è questa qua, che vediamo che infatti ha invece un basso rispetto per i diritti umani, un altissimo impatto ambientale, infatti ha solo una stellina, vuol dire che ha un voto, diciamo, molto basso, questo significherà che ha un alto impatto ambientale, ha una bassissima durevolezza, significa che il capo potrà essere utilizzato poche volte prima di rompersi, prima di essere deteriorato. Allora, agli studenti che avranno scelto il cappellino si farà la domanda: ma quindi cambiereste la vostra scelta oppure no? E se la cambiereste, in favore di cosa? Perché? Ecco, negli allegati che trovate nella home page, se cliccate questo quadratino a lato, andando abbiamo tutta la panoramica del kit e quindi si può facilitare la navigazione. Andando nella home page, dietro, scendendo in basso, scaricate i materiali relativi alla lezione 1, scaricate, abbiamo ricapitolando di questa attività e anche l'insegna del negozio che può essere stampata, l'etichetta
prezzo, la prima, quindi quella con sostanzialmente le informazioni base, che sono quelle che i ragazzi potrebbero vedere anche nell'etichetta attaccata all'abito, made in, materiali e prezzo, e l'etichetta parlante, diritti umani, impatto ambientale e durevolezza. Se l'insegnante fosse così coraggioso, ambizioso da voler fare l'attività in classe, sarà l'insegnante che dovrà mettere a porre le stelline dei diritti umani, impatto ambientale e durevolezza in maniera plausibile. Per questo motivo abbiamo messo a disposizione negli allegati i criteri con cui mettere l'etichetta parlante, quindi le stelline dell'etichetta parlante. Allora, mi rendo conto, io l'ho fatto diverse volte questa attività in classe, è funzionato molto bene, mi rendo conto che spiegata risulta artificiosa, però qualora fosse troppo complicato da fare in classe si può inventare uno stratagemma per farlo online tramite il portale che vi ho indicato. E a questo punto siamo arrivati sostanzialmente a un momento di debriefing, quindi in cui abbiamo innanzitutto fatto shopping assieme, capito quali sono le diverse scelte, capito quali sono le diverse motivazioni personali, che cosa effettivamente guardano i ragazzi quando comprano qualcosa, e gli si inizia a mettere, diciamo, un semino di dubbio, un piccolo tarlo, dicendo: ma è proprio vero che se io voglio essere alla moda devo per forza rinunciare alla durevolezza del capo, per esempio? È proprio vero che se voglio avere un abito comodo o economico devo rinunciare all'impatto ambientale? E questa, diciamo, con questa si conclude la prima parte. Col modulo 4 andiamo a consolidare queste conoscenze. Quindi che cosa succede sostanzialmente? Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche che tornano sia delle scelte dei ragazzi, i criteri maggioritari, sia dei capi. Quindi la cosa che facciamo è riprendere, torno qua, che è la cosa più facile, facciamo shopping insieme, ritorniamo al nostro cappellino, al vuoto, i criteri chiave maggioritari e le caratteristiche chiave dei capi. E quindi la domanda che viene fatta ai ragazzi è: ma come mai, non so, 15 di voi, come avevamo detto, hanno scelto i capi perché sono alla moda e nessuno perché il prodotto potrebbe essere sostenibile? E come mai la maggioranza dei capi sono tutti made in un paese in Asia e hanno una fascia di prezzo che è che va dalle 0 alle 20 euro? Alla risposta come mai arriviamo a discutere sul tema che le proprie scelte, le singole scelte, come nel caso delle Dr. Martens Chiolor ciliegia, non hanno a che vedere solo con noi stessi, ma hanno a che vedere con il sistema della moda in cui siamo inseriti, col sistema di produzione in cui l'industria della moda è inserita, con una serie di leve che, guarda caso, non sono solo le nostre preferenze personali, ma sono le preferenze anche di una maggioranza della classe. Allora, se vogliamo andare a scoprire che cosa ha a che vedere la nostra identità con l'omologazione, la nostra identità col sistema di produzione, dobbiamo chiederci che cos'è la fast fashion, che è il sistema moda in cui siamo inseriti, che è in voga ai giorni nostri. Allora, a questo punto abbiamo un video che è tratto da Teen Vogue, quindi è proprio fatto per teenager. I ragazzi hanno l'obiettivo di osservarlo e di segnare su dei post-it quali sono le caratteristiche chiave dell'industria della fast fashion. Io direi che abbiamo tempo per vedercelo assieme, vi ridò la possibilità di segnare le caratteristiche chiave su una Jamboard, magari lo proietto due volte perché in inglese si può sottotitolare, quindi comunque non è immediato. Che cosa segnare su una Jamboard? Quali sono le caratteristiche principali della fast fashion? Ok, come ci siamo arrivati, per fare un recap? Andando a vedere che, guarda caso, ci sono dei criteri maggioritari di scelta, quindi delle leve, delle preferenze che sono simili, e questa cosa non è casuale, e delle caratteristiche dei prodotti che sono simili. La risposta al perché sono simili risiede nel fatto che tutte le nostre abiti, tendenzialmente, hanno a che vedere col mercato della fast fashion. Allora,
Questa è la nostra lavagna virtuale, che può essere ovviamente sostituita da una lavagna reale nel momento in cui io non ho in classe. I post-it sono sempre le note adesive, quindi cliccando nota adesiva emerge il post-it. Obiettivo, cosa si scrive sul post-it? Questo vale per voi come per i ragazzi. Quali sono le caratteristiche chiave della fast fashion? Che poi andremo a vedere, sono assolutamente da mettere in relazione con i criteri maggioritari, sia degli abiti che delle nostre preferenze. Allora, vediamo se può condividere anche l'audio. Ma niente, non è importante. Audio. Il video si trova anche facilmente su YouTube. We all love to shop, and these days the newest styles and clothes are cheaper than ever. You can literally snag a dress for $4, which is basically the price of a vanilla latte. But buying cheap comes at a high cost. And I know, I hear you. You're like, Wembley, what does that actually mean? And that basically means that fast fashion just works on exploitative labor conditions and is destroying the environment. Over the last two centuries, as the world has changed, our relationship to clothes has dramatically changed too. From an era where clothing was bespoke, or tailor-made for each individual, to the ready-to-wear era where pre-made clothing came in standardized sizing, and the current era of fast fashion. The fashion industry today looks nothing like it did in the past. And of course, not all change is good. Obscene amount of clothes, stealing independent designers' ideas, low wages, unsafe conditions and harassment, factory workers sewing pleas to help in their clothing? Yikes. But before we get into all of that, what exactly is fast fashion? Chiedo perdono a tutte, in realtà il video è da fare vedere da questo minuto, quindi 1:01 sui 5:24, perché non ha senso fare vedere questa parte che ci porta troppo avanti nel discorso e probabilmente anche molto difficile per i ragazzi. Quindi dal 1:01 e vedrete che sarà un altro minuto, si può anche sottotitolare. You're right if you think it sounds like fast food. It's cheap, quick, and of questionable quality. Back to the topic at hand. If fast fashion isn't bespoke and isn't ready to wear, then what is it? To answer that question, we need to travel to a small village in Galicia, Spain called La Coruña. In 1963, a man named Amancio Ortega Gaona launched a company which would go on to become the biggest fashion retailer on earth. That company is now known as Zara Inditex. You may recognize its most famous holding, Zara. Ortega and Zara pioneered the fast fashion model. There are four major points. First, vertical integration. That's just a fancy way of saying the company does it all in-house, from design and manufacturing and selling clothes. This helps streamline costs and optimize the production process. Fast fashion is all about feedback. Designers receive data on what sells and what doesn't as often as daily. They often conduct field research on what's trending, and it's pretty much by just going out and seeing what people are wearing on the street. Onto a speedier design to retail cycle. In fast fashion, the emphasis is on fast. The time it takes to make clothing is now a fraction of what it once was. For Zara, which leads the industry, it just takes 5 weeks. Instead of fixed seasonal collections, fast fashion outlets generate the lion's share of profits through designs produced in season. Ready-to-wear collections are made and debuted one full season ahead of time. Finally, fast fashion is dependent on cheap labor, and those savings are passed on to the customer. Fashion has always run on people power more than anything else. Currently, 1 in 6 humans on Earth works in the fashion industry. It's massive. And for the most part, those humans live in developing countries. But cheap labor comes at a high cost. With globalization, the world's economies became increasingly linked. The promise of fast fashion was trendy clothes at a low cost, therefore democratizing fashion, in the words of Amancio Ortega. Ok, si può stoppare ai 2:57. Ora, se fosse voi foste una classe, sicuramente avrei messo i sottotitoli, lo farei rivedere.
L'idea è cercare di capire come mai nella classe ci sono dei criteri maggioritari, ci sono degli abiti che hanno tantissimi punti di contatto, come per esempio sono tutti made in Asia. Come mai sono tutti appartenenti alla fast fashion? Che cos'è la fast fashion? Allora, nel video troviamo quattro caratteristiche chiave. Se vi va, se le avete per caso scritte, le possiamo guardare assieme, se no... Li cito io, adesso vediamo un attimo la vostra Jamboard, è spuntato qualcosa, non vedo nulla, quindi a questo punto direi che le scrivo io. Allora, la fast fashion sostanzialmente è il sistema produttivo che si è imposto, che ha vinto, è stato vittorioso dell'industria della moda, e che è stato trainato, come spiega nel video, dalle retail, cioè sostanzialmente dalle imprese di vendita al dettaglio. In particolare quella più famosa è la casa madre di Zara, che si chiama Inditex, spagnola, una casa del 1963, quindi sono delle aziende leader nel settore che sono già degli anni 60, ma che fanno esplodere il fenomeno della fast fashion, soprattutto a partire dagli anni 2000, che guarda caso è lo stesso anno del grafico che vedevamo all'inizio di questa formazione. E l'enfasi della fast fashion è sul veloce, mentre siamo più abituati al termine fast food, che è sulla bocca di tutti. Sulla fast fashion si sta, diciamo, ponendo l'attenzione soprattutto nei, diciamo, possiamo dire 5-6 anni, forse qualcosa di più sia a partire dal 2011, diciamo. L'enfasi è sul fast perché? Allora, vediamo quali sono le caratteristiche chiave, quali sono le caratteristiche vincenti che vengono poi menzionate sul video. Allora, che cos'è? Veloce è sostanzialmente il sistema di produzione. Il sistema di produzione è veloce perché, come spiega nel video, una delle caratteristiche chiave è quella che si chiama vertical integration, cioè sostanzialmente un sistema di produzione integrato. La stessa casa madre controlla dalla produzione dell'abito alle cuciture alla vendita al dettaglio. Non a caso Zara nasce come vendita al dettaglio, ma di fatto poi si afferma sul mercato ed è in grado di controllare tutta la produzione. Quindi veloce è il sistema di produzione, integrazione degli anelli della produzione con i ragazzi della filiera produttiva. Vengono tutti controllati da un unico attore. Ok? Che cos'è altra cosa che è veloce? Veloce è il ritmo di produzione. Veloce è il ritmo di produzione perché? Perché non ci sono più le stagioni classiche della moda, ma si arriva a 52 micro stagioni all'anno. Con un ritmo di produzione molto rapido. Veloce è il ritmo e il cambiamento delle tendenze. Arriviamo ad avere 52 stagioni in un anno e ci dice sempre il video come tempi per avere 52 stagioni all'anno si devono accorciare fino alle 5 settimane per quanto riguarda le aziende leader d'esportazione. Veloci quindi sono le leve dei consumatori. Che cosa significa? Che c'è uno scambio molto veloce tra tutti i sistemi di ricerca, per esempio di analisi dei dati dei like su Instagram o dei like su Facebook,
E le pubblicità, quindi le leve dei consumatori diventano veloci, si cambia facilmente, velocemente la tendenza, si riescono a analizzare velocemente i feedback dati dai consumatori. E veloce deve essere il lavoratore. Aggiungerei, oltre che veloce, deve essere anche economico. Deve essere economico il costo del lavoro, deve essere economico il prezzo che ha sul mercato il capo d'abbigliamento. Questo permette di contrarre i costi di produzione e in qualche modo di promettere a tutti di poter accedere a dei beni sostanzialmente di lusso che una volta erano potevano essere d'accesso solo agli strati della popolazione più agiata, più abbiente. Questi sono, diciamo, le quattro colonne portanti della fast fashion, che appunto concentra nella rapidità e nella contrazione del prezzo le sue caratteristiche vincenti. Eppure, come dice il video, ha un abbassamento del prezzo medio rispetto agli abiti correnti, non corrisponde però un costo effettivamente basso, quindi la differenza tra prezzo e costo è quella che poi sulla quale vogliamo far leva per incentivare la riflessione nei moduli successivi. Ci sono delle domande? Mi sento un pochino di parlare da sola ormai, ma provo un po' a ributtare la palla nel vostro campo per vedere se vi siete completamente perse oppure se ci siete ancora. Io ci sono. Allora, forse non avevo visto che Maria mi diceva che non era riuscita ad accedere alla Jamboard. Adesso lo faccio subito. Mancava probabilmente, avevo messo delle... Ok, ora dovrebbe andare, rimetto il link. Allora, la Jamboard l'avevo messa sostanzialmente per imitare il lavoro da fare in classe, quindi visione del video e post-it. Ora li ho fatti io, però poco importa, insomma, la stessa cosa sarebbe da fare anche con il gruppo classe. Ok, grazie Maria, scusi dell'inconveniente. Allora, questo passaggio delicato, perché è quello in cui emerge che come si chiama sistema moda, la definizione, e anche in cui emerge la risposta alla domanda perché abbiamo dei gusti così simili e perché alla fine ci sentiamo di comprare delle cose che vogliono essere diverse e che vogliono esprimere la nostra identità, ma poi tutto sommato si avvicinano tra loro. Devo chiudere la finestra perché sento mille rumori che mi distraggono. Se così è meglio, perfetto. Andiamo avanti col nostro kit. Allora, qua chiaramente trovate anche la definizione, tutta la parte del kit e la bibliografia essenziale. Ci spostiamo sul modulo 5, che è intitolato Il vero prezzo da pagare. Quindi ancora una volta possiamo far leva sul prezzo che è scritto sull'etichetta e il prezzo nascosto, il lato nascosto, il prezzo così vero che vogliamo invece andare a scoprire. Come lo possiamo fare? Lo possiamo fare con la seguente attività. Allora, questa attività anch'essa è abbastanza complessa da preparare, ma in classe poi è come se i ragazzi lavorassero praticamente da soli, quindi in realtà il vantaggio di essere onerosa in termini di tempo e di impegno per l'insegnante a livello preparatorio, seguendo anche un po' le indicazioni a cui ci speriamo della Montessori, cioè i ragazzi entrano e sono concentrati se prepariamo dei materiali che hanno in sé il senso del lavoro. L'attività funziona sostanzialmente come una mostra e una caccia al tesoro, una via di mezzo. È organizzata sulla base di quattro tappe principali. Le quattro tappe principali possono essere allestite in aula, per esempio i quattro lati dell'aula con quattro banchi.
piuttosto che possono essere allestite con dei cartelli, possono essere allestite con quattro teli di colori diversi che si mettono a quattro lati dell'aula. Ogni tappa è sostanzialmente collegata a uno stato del mondo dove avviene un anello, una parte della filiera produttiva di una t-shirt di cotone. I ragazzi vengono suddivisi in quattro gruppi, come in molte altre attività. Noi incentiviamo molto il cooperative learning. Per essere cooperative non dovrebbe esserci competizione, se prendiamo proprio la definizione chiave del apprendimento cooperativo. In questo caso ci sarebbe, diciamo, cooperazione all'interno delle squadre e un pochino di competizione tra squadre diverse. Questo sta anche un po' a voi se incentivarla o smorzarla. Sostanzialmente ogni squadra affronterà queste quattro tappe che hanno delle prove, per quello è simile a una carta al tesoro, che compongono il percorso. Il percorso è quello di una t-shirt di cotone, quindi di una filiera produttiva. Peccato che loro incontreranno queste tappe con queste prove in ordine sparso, quindi le tappe non ricalcano l'ordine cronologico effettivo della filiera produttiva della t-shirt. Saranno proprio i ragazzi a dover riordinare dal primo passaggio all'ultimo gli anelli della filiera produttiva. Oltre a dover fare questo, ogni squadra avrà a disposizione 10 minuti per rispondere a delle domande, a delle prove, prima di passare alla tappa successiva. Il docente, allo scadere dei 10 minuti, darà un segnale sonoro a tutte e quattro le squadre che cambieranno tappa nello stesso momento, passando alla tappa successiva. Ok? Quindi le squadre non si incontreranno mai tra di loro. L'idea è... Quello che si può dire all'inizio del gioco è: facciamo questo gioco esplorativo di scoperta per cercare di capire se è proprio vero che la fast fashion ha un basso prezzo da pagare oppure no, e per cercare di capire effettivamente come funziona. Come organizzare, appunto, come dicevo, queste tappe? Con quattro luoghi dell'aula, quattro cartelli. Che cosa mettere sui vari cartelli? C'è tutto negli allegati, dove potete trovare effettivamente... diciamo il materiale a pronto uso è andando sempre sul sito di Reattiva, perché questi materiali, essendo coperti da copyright, non potevamo fornirli all'interno degli allegati. Andate nella library, cambia moda. Questa parte di attività è quella della lezione 2, il viaggio epico di una t-shirt tipica. Si scende in basso, materiali della lezione 2. Allora, qua si possono vedere bene. Allora, i cartelli sono questi: tappa Texas, tappa Italia, tappa Cina, tappa Tamil Nadu. Li ho letti in ordine sparso, come li percepirebbero i ragazzi. L'esempio di mappa è sostanzialmente la mappa che ogni squadra ha in mano, proprio come una vera caccia al tesoro, per segnarsi le risposte alle domande e per mettere in ordine gli anelli della catena produttiva, della filiera produttiva. Allora, immaginiamoci di essere una squadra e di andare verso la prima tappa del nostro percorso in ordine sparso, che potrebbe essere la tappa del Texas, che poi effettivamente è la prima, però potrebbe capitare a qualcuno. Loro dovrebbero segnare che cosa immaginano che possa avvenire in Texas rispetto agli anelli produttivi della filiera. E poi gli viene fatta questa domanda: è stata utilizzata dell'acqua per produrre la t-shirt di cotone? E se sì, quanti litri d'acqua sono stati utilizzati? Provate a spiegare perché. Si confrontano insieme in questi 10 minuti, provano a rispondere a questa domanda, e la zoom che così magari si può vedere un po' meglio. Ok? E poi allo scadere dei 10 minuti sentiranno un suono e si dirigeranno in un'altra tappa. Immettiamo che sia l'Italia. L'Italia di fatto non è la seconda tappa in ordine cronologico, ma potrebbe capitare che questa squadra faccia il percorso dalla tappa Texas alla tappa Italia. Tappa Italia, che cosa vedono? Vedono una pila di vestiti e dicono: pensa al tuo armadio, qual è la percentuale di vestiti che non indossi mai? Confrontati con i compagni, scegliete che fine fanno i vostri vestiti una volta che non li volete più indossare. Quindi ogni tappa è composta, diciamo, da due domande da risolvere. La prima: cosa secondo loro avviene in Italia degli anelli della filiera produttiva? La seconda: cercare di rispondere alle domande. Ok?
ok? Poi la squadra potrebbe andare, per esempio, in Tamil Nadu. In Tamil Nadu avranno a che fare col tema degli stipendi. Aiutandovi con la tua bella, provate a capire cosa significa vivere con 53 euro al mese in India, e poi si troveranno in Cina a cercare di capire quali sono i prodotti chimici che vengono usati nella tintura, nell'assorbimento del colore dei nostri vestiti. Loro dovranno ordinare le tappe. L'ordine corretto è l'1, la tappa del Texas, dove avviene, qua le vedete, dove avviene la coltivazione del cotone, la semina del cotone, la coltivazione del cotone, la raccolta del cotone, l'imballaggio del cotone. Quindi loro metteranno i numeri degli anelli produttivi corrispondenti. Poi il cotone imballato, queste balle di quintali, si spostano in Tamil Nadu. Per la parte di filatura e di tessitura, poi in Cina troveranno ad avere a che fare con la parte di tintura e di cucitura, e in Italia ci sarà invece la parte di vendita e di consumo. C'è un po' un passaggio su cui ragionare che non abbiamo esplicitato volutamente, per poi far pensare a quanto ci rimane in qualche modo nascosto, che è quello dello smaltimento dei rifiuti. Ok, voi direte: sì, ma per me organizzare questa attività è estremamente complesso da fare in classe. Allora, per ritrovare tutto il senso del viaggio in maniera organizzata, potete riferirvi anche alla seconda lezione sul portale. Il portale è assolutamente libero uso, quindi non è a pagamento, si può scaricare tutto gratuitamente, è stato fatto proprio apposta per gli insegnanti. Allora, qua abbiamo il nostro planisfero e possiamo ricostruire poi con i ragazzi il viaggio tramite questo portale. Quindi dal Texas la coltivazione del cotone. Il Texas non è stato chiaramente scelto a caso, è proprio uno dei maggiori produttori di cotone, che sono appunto Stati Uniti, Cina e India. Ci si può collegare molto bene anche agli argomenti di storia, la tratta degli schiavi, il commercio triangolare, la pianta di cotone che viene esportata e poi coltivata dagli schiavi neri. Qual è la domanda su cui è incentrata? Quanta acqua è servita per fare la tua maglietta? La risposta è 3.900 litri d'acqua, che sono corrispondenti a 40 vasche da bagno e a 5 anni di quello che può bere una persona. Cioè, una persona mediamente è consigliato che beva almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno. Quindi si tratta di 3.900 litri d'acqua. Perché? Perché il cotone ha una coltura idrovora, che significa che inghiotte moltissimi litri di acqua, non solo per la sua crescita, quindi la crescita del seme che poi diventa pianta, ma per poi tutti i trattamenti che servono successivamente. Quello a cui si pensa di meno è l'acqua che viene persa, inquinata a causa degli insetticidi e dei pesticidi. I batuffoli di cotone prestati in valle da 2 quintali raggiungono in aereo cargo lo stato del Tamil Nadu, leader nel mondo per la produzione di filato. Tamil Nadu è proprio lo stato, anche l'India, come gli Stati Uniti, è uno stato federale, è lo stato che proprio si trova sulla punta meridionale dello stato indiano. Qua il focus delle domande è legato alle lavoratrici. Le fasi, come dicevo prima, che avvengono in Tamil Nadu, che abbiamo ipotizzato avvengano in Tamil Nadu, perché chiaramente questo è un viaggio ipotetico, plausibile, no? della maglietta, non è che tutte le magliette compiono esattamente questo tragitto. Le fibre di cotone vengono miscelate, cardate, pettinate, allungate, attorcigliate, lavate per permettere poi la filatura. Chi si occupa di questi processi sono delle operaie. I ragazzi in questa tappa si mettono
si immedesimano proprio in un'operaia che guadagna 50 euro al mese, in particolare le rupie sono 4.200 rupie. Cercano di fare un po' di economia domestica con il salario medio di un'operaia tessile e quindi cercano di capire come farsi bastare questi soldi, cosa permettersi, cosa no, e cercare di capire anche cosa rinunciare e cosa fare qualora ci siano delle ulteriori spese da pagare, come per esempio una parcella del medico. Questo poi sono tutti argomenti che si svolgeranno, una prima nel modulo di base emergono, diciamo, in maniera anche violenta, se vogliamo, e che poi vanno riordinati nel modulo di consolidamento insieme all'insegnante. Una cosa che è bene sottolineare nel modulo di consolidamento è che l'industria manifatturiera è un'industria, la seconda industria maggiormente esposta al rischio di forme di schiavitù moderna. Quindi che cosa significa schiavitù moderna? È fare una buona differenziazione tra quello che è uno sfruttamento sul lavoro o uno stipendio non adeguato e una vera e propria schiavitù moderna. Quindi quali sono le caratteristiche che le distinguono? In India e in Tamil Nadu in particolare si trovano non solo molte forme di sfruttamento sul lavoro, ma di vera e propria schiavitù moderna. Che cosa significa? Che le ragazze non solo ricevono un stipendio basso, non vengono pagati i loro straordinari, ma vengono proprio ricattate con contratti legali e false promesse. La lavorazione del capo si sposta poi con la tessitura, colorazione, taglio e cucito ed etichettatura in Cina, nella provincia del Fujian, dove sostanzialmente abbiamo a che fare con questi grandi lenzuoli che sono inizialmente ruvidi e grigiasti che devono diventare soffici e bianchi e poi essere tinti, quindi impregnati di tintura. Allora, questi sono tre composti chimici che vengono utilizzati, gli ftalati, i coloranti azoici e i clorofenoli. In questa tappa, se volete proporre questa tappa dal vivo in classe e non farla esclusivamente con il portale, vi consiglio di prendere delle confezioni vecchie di sapone o delle cose come questa, per esempio, inserire sopra con un'etichetta il termine ftalato, per esempio, o colorante azoico. All'interno, cliccando questa freccina, okay, c'è la descrizione dell'oftalato, anche con negli allegati abbiamo messo l'effetto collaterale. Quindi all'interno del contenitore mettere l'effetto collaterale, o meglio l'effetto dannoso, smorzato spesso si dice effetto collaterale, sopra il nome del composto. I ragazzi dovranno cercare di indovinare qual è, non l'effetto collaterale che lo leggono, ma l'uso che se ne fa, cioè per quale motivo vengono utilizzati nell'industria tessile. Chiaramente questo si può collegare ai moduli di educazione di chimica, tutta educazione fisica e anche scienze, diciamo, legate tutto con gli aspetti legati alla salute dell'individuo. Purtroppo, dove sono finito? Per chiuso erroneamente. Torniamo sul nostro portale, se no ho paura di... Si vedete anche un po' che è abbastanza facile rientrarci. Allora, cliccando in pallini possiamo saltare i vari passaggi. Eravamo arrivati a ingredienti. Andando avanti si fa una breve riflessione sui fiumi cinesi. Nella tappa Italia invece sostanzialmente si ragiona sul prezzo all'ingrosso e il prezzo al dettaglio e, cosa ancora più importante, la tendenza in Italia, cioè quella che l'80% dei vestiti che si comprano non viene usato, quindi loro cercheranno il dato del loro gruppetto e lo confronteranno poi a questo e poi confronteranno come hanno scelto di sbarazzarsi dei vestiti con anche qua dei dati dominanti, cioè
quello per cui l'86% dei vestiti in Italia finisce in discarica nell'inceneritore, il 13% viene riciclato per altri usi e solo l'1% viene riparato, reinventato e riusato. Ecco qua si conclude il nostro viaggio subito dopo facendo il calcolo dei chilometri percorsi, quindi una t-shirt in media percorre 26.400 chilometri e emette 1000 kg di CO2, quindi se pensiamo a un ciclo di produzione molto rapido come quello della fast fashion, dobbiamo immaginarci che questo viaggio venga replicato moltissime volte. Certo che ci sono gli aerei cargo, carichi non solo di una t-shirt ma di milioni di t-shirt, però ci dobbiamo immaginare che questo viaggio intorno al globo è ripetuto per le 52 micro collezioni che vengono fatte in un anno per una sola ditta di fast fashion, e questo rende il settore enormemente inquinante. Qua stiamo in qualche modo spalancando le porte a quelli che sono i danni e i costi effettivi ambientali e sociali che ci sono dietro al mercato, all'industria della fast fashion. Li abbiamo volutamente celati e non messi, diciamo, sul tavolo dal principio. L'idea è che il percorso porti progressivamente ragazzi a rendersene conto. Tornando al kit, che siccome vedete si continua a parlare con il portale, siamo sostanzialmente arrivati al modulo 6. Il modulo 6 è il vero prezzo da pagare. Perché siamo arrivati qua? È un modulo di consolidamento, quindi se nel modulo 5 i ragazzi hanno fatto questo percorso e hanno iniziato in qualche modo a rendersi conto degli anelli della filiera, di quali sono i danni, nel modulo 6 hanno l'obiettivo di approfondire. Infatti che cosa avviene? Il docente riprende il viaggio della maglietta chiedendo a ciascuna squadra di focalizzarsi sui danni ambientali e sociali prodotti dal capo. Ogni squadra dovrà spiegare alle altre quali sono alcuni danni ambientali e sociali prodotti dal viaggio della maglietta. Le domande a cui dovranno rispondere sono: qual è un danno sociale prodotto in ambientale, come i due possono essere connessi, come mai viene perpetuato, chi è il maggior responsabile di questo danneggiamento. Quindi il modulo 5 e il modulo 6 si differenziano semplicemente in questo. Il modulo 5 è la scoperta, quindi sono i ragazzi che esplorano la filiera produttiva di una t-shirt, cercano di occuparsi della sua tracciabilità, quindi cercano di ritracciare tutti gli anelli e tutti i passaggi della filiera produttiva. In questo da cosa sono aiutati? Dalla mappa e dalle tappe. Nel modulo 6 sostanzialmente si mette ordine e si calca l'attenzione sulla rilettura delle tappe del viaggio in ordine cronologico e soprattutto sulla ricerca autonoma dei diversi gruppi che tentano di rispondere alle tre domande guida e quindi, diciamo, entrano nel merito degli impatti sociali e ambientali prodotti. Ok, a questo punto dovrebbe essere chiaro sostanzialmente l'impatto sui vari livelli ambientale, sociale e anche economico della fast fashion. Sull'aspetto economico può essere utile farli ragionare su non solo il prezzo del dettaglio, la vendita all'ingrosso, ma anche su il valore di utilizzo. Che cos'è il valore di utilizzo? Sostanzialmente è il prezzo suddiviso per le volte che abbiamo usato quel capo d'abbigliamento. Quindi se io ho preso sì una maglietta a 10 euro, ma l'ho potuta usare solo due volte perché poi si è rovinata, si è slabbrata, non ho potuto più usarla, a quel punto io l'ho pagata 5 euro per volta che l'ho usata, quindi il suo valore d'uso è di 5 euro. Questo può essere interessante per ritornare ai criteri di scelta e farli ragionare sul fatto che la perdita non è solo ambientale, non è solo sociale, ma è anche dal punto di vista economico. E forse pian pianino ci arriveremo a che vedere anche qualcosa di molto più intimo, che è la perdita della nostra, come dire, identità, capacità di trasformazione e voglia di affermarci. Nel momento in cui ci si afferma in maniera omologata tutti assieme, questa è una cosa su cui i ragazzi riflettono molto, e ci si afferma ai danni di qualcun altro, quindi dei lavoratori, o ai danni dell'ambiente, forse nel momento in cui questo vaso di Pandora viene scoperto non siamo poi così tanto contenti di indossare quella maglia.
Allora andare verso dove? Ecco, in questa parte invece dirigiamo lo sguardo verso il nuovo contesto, quello che si può fare, il futuro. Queste parti sono molto delicate, molto importanti, perché normalmente si ha poco tempo per farla e ci si ferma al problema. Noi abbiamo più volte sperimentato che fermarsi ad analizzare troppo il problema paradossalmente rende il percorso poco efficace e anche controindicato, perché blocca la trasformazione. I ragazzi si sentono in qualche modo schiacciati dal peso del problema, non sanno quali alternative ci possono essere, vengono in qualche modo sopraffatti. Anche i ragazzi che hanno voglia di dedicarsi al cambiamento si sentono in qualche modo degli eroi isolati. Noi abbiamo coniato questo termine, che è un po' il mito dell'eremita sofferente, e per quindi questa serie di motivi questo passaggio tra il problema e il verso dove, le soluzioni applicabili, quello che si può fare, è il passaggio più delicato, in cui l'insegnante è bene che incuta molta fiducia, ottimismo, possibilità, perché sennò il rischio è di appunto avere l'effetto contrario. Quali sono le attività che si possono usare? Sostanzialmente questa attività, la prima che proponiamo, è legata a una cartolina. Gli studenti sono invitati a scegliere di nuovo una delle quattro tappe del viaggio della Tischer per proporre una strategia ideata individualmente affinché quell'anello specifico della filiera possa diventare sostenibile. È bene che infatti nella parte di apertura il docente spieghi cos'è la sostenibilità in ambito della moda, a livello generale che cos'è la sostenibilità e quali sono alcune tendenze in atto. Ok? A quel punto gli studenti devono scrivere sulla cartolina quali possono essere delle idee, una o due, per evitare quell'effetto dannoso. Quindi se nell'approfondimento avevano, per esempio, rispetto al tema dell'impronta idrica del cotone, avevano focalizzato la propria ricerca, la loro ricerca sul tema degli insetticidi e dei pesticidi, come dire, individuando come responsabili appunto gli insetticidi e i pesticidi dell'inquinamento delle acque, sicuramente salterà a loro all'occhio, all'attenzione, che una ipotetica soluzione a quel problema può essere incentivare la produzione organica, quindi di cotone biologico, che oggi è ferma solo all'1% a livello globale. Questa, per esempio, potrebbe essere una delle cose che scrivono sulla cartolina. E voi mi direte: ma dov'è questa cartolina? E torneremo sempre al nostro portale di Reattiva per tutte quelle materiali che non, per copyright non abbiamo fornito e non sono all'interno del kit Monte dei Paschi, ma sono facilmente scaricabili. Allora, se uno va qua, scrive il cambiamento, può scaricarsi la cartolina della Slow Fashion, che ha come mascotte questa tartarugina. I ragazzi potranno scrivere qua la propria idea, quindi per esempio incentivare la produzione di cotone organico biologico, quindi senza insetticidi e pesticidi. A quel punto la potranno o indirizzare a un compagno, oppure ancora meglio metterla sulla propria sedia. Si alzeranno e andranno a sedersi a prendere il posto della sedia di qualcun altro, dove troveranno un'altra cartolina. Leggeranno la cartolina del compagno, la rimetteranno sulla sedia, si alzeranno e ricambieranno di posto. Questo permetterà di fatto a tutte le idee di circolare. Ok? E questo, diciamo, è il primo passaggio per cercare di focalizzare l'attenzione su verso dove si vuole andare e che tipi di cambiamenti ci possono. Sempre al nostro kit, così siamo qua appunto, facciamo circolare le idee, quindi come circolano le cartoline, circolano le idee, poi le si metteranno in relazione. I gruppi, potremmo dividere i studenti in gruppi per similitudini di idee. I gruppi ricevono dal resto della classe tutte le cartoline riguardanti la tappa, quindi non so se le soluzioni
che hanno, i ragazzi hanno proposto, sono state relative per lo più appunto al cotone organico, ci sarà un gruppo che si dedica alla tappa del Texas, però per quanto riguarda le soluzioni. Il docente chiederà ai singoli gruppi di presentare in 2 minuti la propria idea e successivamente consegnerà ad ogni gruppo uno schema ispirato alle 5 V del giornalismo anglosassone, quindi questo ci servirà per cercare di fare cosa sostanzialmente? Di rendere sempre più concreta. Quindi per aumentare per esempio la percentuale di produzione di cotone organico, chi deve fare qualcosa? Che cosa dovrebbe fare? Quando? Come? Perché? Quindi questo è un tentativo di iniziare a dare gambe alle idee. Voi direte, ma questa cosa è impossibile, è complicatissima, non si può fare in classe. In realtà io proprio questa attività della cartolina l'ho fatta diversissime volte e vi posso assicurare che ai ragazzi vengono in mente tantissime idee, molto spesso sono quelle che poi troviamo sponsorizzate da Kenetro in maniera plateale e che i ragazzi hanno dentro già di loro, hanno già le risposte dentro di loro, hanno già tantissime idee e spesso non le hanno lette nei giornali di moda sostenibile, proprio ci sono arrivati loro con le loro energie, con le loro creatività e poi all'incontrario semmai la ritrovano nel mondo esterno. Chiederei un attimo a Maria se stai riuscendo, sono passata da lei al tu in un sol momento con un balzo, però volevo chiederti, visto che sei l'unica rappresentante delle docenti, se fino adesso ti sta tornando, se trovi delle difficoltà e se sì quali, in modo che io possa in questi 45 minuti correggere un pochino il tiro. Vedo che Maria non mi risponde. Giovanna, posso chiedere a te? Sì, sta scrivendo. Ah, ok. Diamogli un attimo magari. Sì, nella chat. Mentre Maria sta scrivendo, vuoi dirmi tu, visto che ci mancano i 45 minuti, posso un po' cercare di sistemare, no, la situazione, se c'è troppa confusione, se ci sono dei punti veramente troppo poco chiari. Ma guarda, secondo me no, però capito, io comunque appunto sono una figura diversa, quindi anche cioè come esperienza, io ho quella della tutor, vado in classe un'ora e cioè non ho continuità, quindi saranno sicuramente più le docenti. E lei si riferisce? L'unica difficoltà che ho è l'immagine ferma, probabilmente poca linea, forse devo uscire e rientrare. Ma forse sì, si riferiva alla formazione rispetto a... No, io mi riferivo cioè spero che abbia capito. Se è contenuti, giusto, dicevi? Quindi se è stato chiaro... La perplessità che ho... Questo lo dico per Maria che ci sente, è che loro capiscano bene l'uso degli strumenti, perché magari rispetto ad altri brand può essere un pochino complicato il fatto che hanno il kit school food e poi hanno eventualmente, se vogliono, anche un supporto di un portale di libero uso che può dare, che si parla, no? E che può però facilitare il lavoro in classe. Ma questo, secondo la mia opinione, non credo insomma sia un problema. E magari per l'argomento diverso dal solito, però insomma school food ne troviamo tanti di argomenti diversi dal solito, quindi allora, vediamo. Allora, avanti così vediamo tutto il... Ci sono altre cose che Maria ci vuole dire. No. Allora, torniamo a noi.
siamo arrivati qua. Al modulo 8 verso dove, che è un modulo di consolidamento. Come dicevo prima, i moduli sostanzialmente dal 7 in poi possono apparentemente sembrare più semplici, ma non lo sono, nel senso che sono quelli più delicati, in cui stiamo andando a costruire la fiducia verso il futuro, la fiducia verso le nostre capacità di cambiarlo, e quindi sono quelli in cui, da dove l'insegnante commettesse degli errori, cosa che appunto è capitata, sono quelli un pochino più imperdonabili, perché non ci permettono poi di fatto di costruire quell'alternativa, quella fiducia nel cambiamento che è necessario per questo tipo di. Allora, nel modulo 8 andiamo a collegare in maniera proprio diretta l'agenda 2030 ONU, i 17 SDGs, con gli argomenti trattati. Quindi è indispensabile che il docente o la docente faccia una prima parte, diciamo almeno generale, su che cos'è l'agenda 2030 e quali sono le grandi novità che porta con sé. Qui nelle nozioni essenziali per l'insegnante, a pagina 48, già ne trovate sostanzialmente diverse. Io consiglio il sito di ASBIS per eventualmente avere anche dei PowerPoint già pronti, scaricabili per gli insegnanti, o il sito di UNRIC, che è sostanzialmente una sottoagenzia delle Nazioni Unite che si occupa proprio della ricerca. Adesso ve li posso far vedere. IS è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e sostanzialmente è un network che si occupa di proporre dei materiali di approfondimento sull'Agenda 2030 e si occupa anche del rapporto di monitoraggio, cioè come l'Italia sta riuscendo ad avvicinarsi o meno ai 17 obiettivi. Andando su Agenda 2030 ci sono diversi materiali, per esempio qua, con anche diversi materiali scaricabili. L'altro sito, secondo me, indispensabile per fare un preambolo è UNRIC, che c'è anche in italiano, come ho sbagliato prima, ho detto agenzia, in realtà è il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite. Andando su Agenda 2030, anche qua si hanno una serie di materiali di approfondimento. Anche per chi insegna inglese c'è questa bellissima The Lazy Person's Guide to Saving the World, che può servire, cioè guide per persone pigre su come salvare il mondo. Beh, sostanzialmente quindi il docente ha l'obiettivo di fare una breve presentazione frontale sull'Agenda 2030 e in particolare, scusate, su le novità che porta con sé. Prendendo spunto dal preambolo del testo ufficiale, si scrive che i ministri, insomma, i delegati delle diverse nazioni appartenenti all'Assemblea ONU sono determinati a fare passi audaci trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell'intraprendere questo viaggio collettivo promettiamo che nessuno verrà. Già qua abbiamo delle parole chiave: l'essere audaci e trasformativi. Quello che ci vogliono dire le Nazioni Unite, l'Agenda 2030, siamo nel 2015, è che le cose così come stanno andando non vanno bene. Quindi non ci dobbiamo accontentare di rimanere in qualche modo sul tracciato, quindi sulla moda così come è sempre stata, sulla fast fashion così come è nata negli anni 2000 e come è esplosa, potremmo dire, ma dobbiamo cambiare, dobbiamo ragionare per esempio non più su una filiera produttiva della t-shirt che è lineare, ma renderla a forma di cerchio, a forma di ciambella, renderla in qualche modo circolare, quindi trasformarla. Quindi una delle novità centrali
dell'Agenda 2030 che per la prima volta viene detto nel preambolo, in varie parti del testo, che le cose così come sono, il business as usual, non è più un'opzione. E quindi dobbiamo essere coraggiosi, creativi per riuscire a trasformare il nostro mondo, tanto che il sottotitolo dell'agenda è proprio Trasformiamo il nostro mondo. Quali caratteristiche comuni hanno gli SDGs? Sono tutti rivoluzionari, quindi universali, nel senso che è una battaglia comune, un viaggio collettivo, dicono, che coinvolge sia i paesi del sud del mondo, sia quelli del nord del mondo, sia gli imprenditori quanto gli studenti, sia i docenti quanto i musicisti. Gli obiettivi sono scalabili, quindi si devono applicare a tutti i livelli, dal comune di Milano fino ad arrivare allo Stato italiano per poi arrivare agli obiettivi europei. E sono tra loro indivisibili. Vedremo bene come non ci si può occupare, e quello che sta emergendo dal viaggio della t-shirt, di come si dice, di abbattere le emissioni di CO2 senza occuparsi di filiera della. E se ogni obiettivo porta con sé una di queste caratteristiche, i 17 obiettivi sono comunque da vedere anche nella loro specificità. A questo punto i ragazzi potranno prendere sotto mano sito di ASVIS, magari facendo Agenda 2030, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile li possono vedere così, con i diversi traguardi, tenendoli così sotto mano, e a gruppi dovranno cercare di capire se le loro cartoline, le cartoline quelle col logo della tartarughina, della slow fashion, e le loro idee contribuiscono, quindi vanno in qualche modo a fare centro, come fosse una freccetta, su uno o più di questi obiettivi. L'insegnante può o proiettarli dando a loro un tablet per poterli sfogliare, o li si può stampare, cioè proprio stampare il logo, il cartoncino, noi li abbiamo anche preparati negli allegati. E a questo punto ogni gruppo avrà l'obiettivo di rispondere alla domanda: la mia idea, le nostre idee scritte all'interno delle cartoline vanno a contribuire a uno o più di questi obiettivi? Quindi vanno a leggere sostanzialmente l'Agenda 2030 con gli occhi della morte. A questo punto il docente cosa fa? Fa esprimere questo collegamento con un disegno. Quindi chiede a questo punto di disegnare a fianco agli schemi elaborati nel modulo 5 gli SDGs corrispondenti. Il docente potrà mettere della musica, quindi non è necessario poi fare un debriefing discorsivo in cui ogni gruppo lo rispiega. Si può scegliere anche una modalità, come dire, un po' più divertente, ma non per questo meno efficace, cioè quella di mettere della musica. Tutti gli studenti possono camminare nell'aula e possono a questo punto osservare gli schemi elaborati dagli altri sottogruppi e quindi i corrispettivi SDGs. In sintesi, come ho scritto qua, il modulo propone quindi un approfondimento degli SDGs utilizzando una chiave di lettura tematica. Questo ho notato e nelle classi funziona molto, perché spesso gli SDGs vengono spiegati in maniera molto astratta, quindi, come dire, perdono appealing, perdono, non sono accattivanti, non vengono relazionati alla vita concreta dello studente. In questo modo, invece, calcando l'attenzione su un carattere concreto, il tema torna a essere interessante, perché di fatto ci parla della trasformazione delle nostre vite, di queste vie possibili che spesso non cogliamo, e di quanto invece tutti noi in realtà abbiamo dentro di noi la voglia e il desiderio di cambiare, di trasformarci. Perché trasformare il mondo, trasformare il modo di concepire la maglietta, di fatto significa trasformare anche parte di noi, e questa è un po' la riflessione che si porta dietro anche il tema della moda, cioè quanto quello che mettiamo addosso trasforma delle parti di noi. E sia chiaramente in senso positivo, sia in un senso negativo, cioè avere per esempio un'attenzione ai consumi quasi bulimica, potremmo dire, cioè quindi comprare, continuare a comprare oggetti nuovi,
capi d'abbigliamento nuovi, forse si sta portando via delle parti di noi, cioè stiamo cercando di riempire un vuoto con il consumo che in realtà non ha nulla a che vedere col tema del consumo, ma che è un vuoto che abbiamo dentro di noi. O scenderà il compromesso di pagare sempre 10 euro per una merce di cattiva qualità che poi di fatto ci omologa e che ci fa rinunciare alla nostra attenzione per l'ambiente verso gli altri, quello si sta portando via un pezzettino anche della nostra vita. E andando avanti su questa direzione, dopo il collegamento con l'agenda 2030, un'altra attività carina che potrebbe essere anche un'alternativa, volendo, se i ragazzi conoscono bene l'agenda, oppure un'attività in più, è l'attività delle good news, cioè la lettura delle notizie. Qua si può lavorare con materiale cartaceo oppure ci si può sempre appoggiare a Cambia Moda. Vi faccio rivedere dove. Questa volta abbiamo visto un po' di materiale della prima lezione e della seconda lezione, ci spostiamo alla terza. Attiviamoci, infatti siamo nella parte, diciamo, di costruzione di un nuovo contesto. Verso quali regole comuni è l'attività simile appunto a quella di collegamento con l'Agenda 2030? Andiamo a lasciarti ispirare. A questo punto i ragazzi hanno a che vedere non solo con delle trasformazioni che hanno inventato loro, ma anche con delle buone notizie. Quindi quali sono qua delle trasformazioni che sono già in atto? Il messaggio sottinteso che si vuole dare, ora io ve lo esplicito, ma con loro, con la classe, è bene che possa essere comunque tenuto anche un po' tra le righe, è: il cambiamento c'è già, il cambiamento è già un'onda che sta comunque trascinando in positivo le aziende, i consumatori, i lavoratori, le tendenze. Possiamo scegliere se in qualche modo cavalcarla, surfarla, oppure rimanere passivi ed essere in qualche modo quelli che vengono lasciati indietro. Questa deve essere secondo me un po' la narrativa, proprio perché, come dicevo, funziona molto di più come leva presentare la trasformazione come qualcosa di bello, di accattivante, di cui voler far parte, e non come la trasformazione dei pochi che è impossibile che travolga, diciamo, la massa in positivo. Ecco, qua abbiamo un po' di testimonianze su questo, cioè della trasformazione in atto, prese dalla rete. Sono tutte notizie di good news, quindi che vanno nell'orizzonte di una slow fashion, di una moda etica, di una moda sostenibile, sia da un punto di vista ambientale, ma anche sociale, anche economica, quindi una moda più durevole, una moda di qualità, una moda certificata, una moda del riciclo, una moda circolare, ma vengono raccontate nella pratica. Allora, che cosa fa l'insegnante in questo caso? Divide sempre la classe in gruppi di lavoro. Ogni gruppo riceve una notizia. Per esempio, un gruppo potrebbe avere come approfondimento questa notizia di Veja, che è, parto un'altra pubblicità, una scarpa, per te Giovanna forse va bene, la conoscerai se sei un addict delle scarpe, è una scarpa brasiliana, una marca brasiliana, che è molto sostenibile perché segue dei passaggi certificati con materiale assolutamente sostenibile. E i ragazzi che cosa fanno? Ricevono questa notizia, innanzitutto la leggono e la analizzano, ok? Sottolineando quali sono le trasformazioni, chi sono gli attori principali della notizia. La notizia forse è leggermente datata, 6 minuti di lettura, dice. La scompongono e poi hanno l'obiettivo di rappresentarla sotto forma di TG. A quel punto l'insegnante cosa dovrà fare? Dovrà semplicemente organizzare il setting, quindi prendere la cattedra, farla diventare lo studio, diciamo, del TG1, mettere in un altro luogo dell'aula una parte che può servire per gli inviati. Creare quindi un po' di setting significa anche i cavalierini, prepararsi la sigla, poi lasciare l'inventiva ai ragazzi. Ogni gruppo ha l'obiettivo quindi di replicare la notizia, non letta, ma di metterla in scena sotto forma di TG.
Questo a cosa serve? Serve sostanzialmente a non solo rielaborare la notizia, quindi dare per scontato che loro l'abbiano letta e l'abbiano capita, ma che anche la interpretino, quindi si trovino nell'ottica di metterla in scena diventando protagonisti di questa trasformazione. Questo assicura per forza che loro dovrebbero averla capita, averla letta approfonditamente, se no non penso che metterebbero la faccia. È un'attività che richiede un pochino di tempo, che però è molto utile sia per appunto l'approfondimento, sia per la lettura della notizia. A seguito del TG, i gruppi che sono, diciamo, spettatori possono fare delle domande. Complessivamente consiglio di non superare i 6 minuti tra per ogni squadra, cioè come si dice, mettere in scena il TG e dare spazio alle domande, sennò diventa troppo lungo. Il docente potrà intervenire per sollevare e rimarcare le questioni importanti che nel tempo rimanente. Quindi tutte le squadre devono avere come massimo 6 minuti, 2 minuti per mettere in scena il TG e gli altri 4 minuti per fare le domande, rispondere alle domande. A questo punto siamo arrivati al nostro modulo 10, che ci serve come modulo di consolidamento, quindi prendiamo i contenuti del modulo di base, li facciamo la nostra parte e li andiamo a consolidare. È il modulo indiscutibilmente più ambizioso di tutti, perché spinge non tanto alla riflessione, all'ideazione, ma fa un passo in più. Cioè l'idea è che i ragazzi possano mettere in pratica delle idee di cui si è parlato e metterle in pratica in un orizzonte che a loro... cioè alla loro portata, quindi l'orizzonte scuola, l'orizzonte classe, l'orizzonte famiglia, l'orizzonte comunità territoriale. Vediamo meglio di cosa sto parlando. Allora, innanzitutto è bene sottolineare che il ruolo dell'insegnante in quest'ultimo modulo assomiglia più al ruolo di un facilitatore che al ruolo dell'insegnante. Che cosa intendo per questo? Facilitatore è un professionista che affianca, stimola e incoraggia un gruppo specifico mediante azioni, riflessioni e domande per consentire ai membri del gruppo di esprimere al meglio il loro potenziale. Perché ci tengo a fare questo cambiamento di ruolo? Allora, un insegnante è spessissimo, moltissime volte, si trova a essere un ottimo facilitatore. Non lo è da dare per scontato, però. In questo momento l'insegnante dovrebbe essere così bravo da essere sostanzialmente esterno al gruppo, quindi dare il suo supporto, curare l'ascolto, curare la partecipazione, dare il meglio di sé per far esprimere al meglio le potenzialità però del gruppo dei ragazzi. Quindi io ho visto molti insegnanti riuscire a calzare perfettamente questo ruolo, molti insegnanti a cui invece entrare con un troppo peso all'interno della discussione della realizzazione di una di queste idee e di fatto quindi tarpare le ali o indirizzare troppo le idee dei ragazzi. Funziona l'attività, andiamo nella parte il docente, quindi aprirà la lezione chiarendo l'obiettivo prioritario e spiegando il proprio ruolo, quindi il ruolo che è in particolare quello del facilitatore. Non dovrà decidere, dovrà facilitare l'attivazione del gruppo. L'idea di capire assieme tutti cosa fare, quindi non tanto solo fermarsi all'ideazione, come nelle cartoline delle idee virtuose, cosa possano fare gli imprenditori, che cosa può avvenire dall'esterno, ma quale può essere proprio il contributo del gruppo stesso. Allora, il primo passaggino è parlare proprio di noi come classe. Si appenderanno quindi ai muri dell'aula 4 tipologie di animali che rappresentano i punti di forza e di debolezza del gruppo. Gli alunni li leggeranno tutti, con un sottofondo musicale sarebbe meglio, ci si disporranno a fianco a quello che pensano essere il profilo descrittivo della classe. Ok? Perché è importante fare questo test, che è un pochino come una SWOT analisi? È importante perché non stiamo parlando di una trasformazione astratta che qualcun altro contribuirà a fare, stiamo parlando proprio di quel gruppo classe, in quella scuola, con quegli elementi, con quella forza, con quei punti di vista. Ed è da lì, da questo materiale umano e di contesto che bisogna partire.
diciamo, il test degli animali lo trovate sempre andando alla lezione 3 in gruppo. Questi sono i tre profili, ci sono le formiche, le rondini e gli elefanti. Quindi che cosa si fa? Si scaricano, per esempio le formiche, sono un po' come i test del CIOE, si appende questa pagina in un punto dell'aula, si mette la musica e i ragazzi leggendo i profili, quindi vi sentite delle instancabili formiche con una grande capacità di organizzazione, come le formiche sprigionate la vostra forza nel gruppo. Mi coordinate. Scusa Valeria. Scusa Valeria, ma ce lo volevi far vedere questo? Sì. Scusa, è perché non stiamo vedendo. Allora rifacciamo. Grazie. Qua, sempre scaricabile. Vi sentite propensi a mobilitare la scuola al vostro territorio nell'organizzazione di un grande evento e di un'ampia mobilitazione. Le formiche sono l'animale che meglio riesce a organizzarsi in gruppo, quindi sostanzialmente saranno le classi che si sentono meno affaticate dall'anno scolastico, con grande capacità di organizzazione, molto ambiziose. Poi ci sono le rondini. Vi sentite come le rondini, riuscite a librarvi in aree in stormi, ma amate organizzarvi secondo le tradizioni, senza troppi stravolgimenti. E anche qua sono animali sociali, sono di gruppo, ma la metafora di non amare gli stravolgimenti è legata a quelle classi che hanno, per esempio, meno tempo libero. E quando hanno tempo libero lo hanno quando si sono, per esempio, ci sono le vacanze, hanno determinati compiti in classe importanti, e partire da questa consapevolezza è un buon modo per poi realizzare effettivamente un'idea e non lanciarsi, diciamo, in, come dire, in idee campate in aria che poi hanno messo in pratica. Gli elefanti, invece, sono sostanzialmente le classi che si sentono più appesantite dalle incombenze quotidiane, che magari vogliono fare una cosa più piccola, ben fatta, perché più stanchi dagli impegni quotidiani, ma come questi animali si sentono comunque forti e coesi e quindi che vogliono fare, diciamo, una cosa piccola ma fatta bene. Si appendono questi tre profili. Allora, questi tre profili uno li può scaricare da qua o appendere, diciamo, tre foto degli animali, piegandole prima, con la musica i ragazzi girano e poi si mettono a fianco a il profilo dell'animale che più rappresenta la classe. A questo punto si apre un po' di discussione e l'insegnante ha il compito di mappare su una lavagna i punti di forza e i punti di... Torniamo un attimo al nostro kit. Si potranno fissare i punti condivisi. Okay. A partire da questa consapevolezza sappiamo se dobbiamo puntare su un'idea, diciamo, molto ambiziosa, su una cosa più piccola, che forza abbiamo, che problematica abbiamo, che perplessità anche ci sono nel gruppo. Si riparte poi dalle cartoline fatte nel modulo 7, okay. Ci si riorganizza su un'idea. Quindi si sceglie sostanzialmente qual è una delle cartoline che è applicabile al contesto della classe del gruppo e poi si usa la scheda di organizzazione in allegato 10 del kit per mettere in piedi l'idea. Ora magari ve la farei vedere, vediamo. Alziamo gli allegati proprio della... il kit, averlo chiuso una volta, talmente tante cose aperte, eccolo qua. Smette di andare questo, eccolo qua, niente. Questo. Arrivo, capisco.
Non mi permette facilmente di condividerlo quando ho tante cose aperte. Purtroppo credo di non averlo perso. Allora, datemi un attimo di tempo. Sì, sì, se ti posso aiutare in qualche modo. Sì, se hai il kit sotto mano, sì, se no vabbè lo riprendo, però mi ha chiuso tutto e quindi devo riprendere la mail in cui me l'avete mandato. Sì, no, in realtà non ce l'ho aperto, quindi anche io devo cercare, quindi il tempo sarà quello. Molto poco. Qua. Terza ampia. Meno cose aperte forse. Allora, siamo al modulo 10. E andiamo alla scheda di organizzazione. Allora, abbiamo detto che siamo già arrivati ad avere un'idea. Quindi la classe ha identificato un problema sul quale intervenire, ha elaborato un'idea di attivazione, è venuto il tempo di decidere come organizzarsela. Vi faccio l'esempio di una classe con cui ho lavorato, così diciamo, insomma, entriamo un po' nel vivo e nel concreto. Loro avevano deciso di sensibilizzare sul tema altre classi della scuola e volevano allestire sostanzialmente una mostra percorso in un'aula ispirata al percorso della maglietta. Loro poi è stato molto interessante perché hanno scelto, io ho proprio fatto la domanda, ma volete riutilizzare il materiale paro paro così com'è? Così facciamo anche più veloce o volete creare una cosa vostra a proposito di sentirsi elefanti o formiche? Loro sentivano formiche e hanno proprio detto no, noi non vogliamo utilizzare il materiale pronto e quindi io ce li ho qua davanti a me adesso così. Per curiosità, hanno ricreato 4 tappe del viaggio della maglietta, però ricreate completamente da loro, con i disegni loro, le grafiche, i testi delle loro ricerche. Quindi hanno sostanzialmente ripreso sì l'idea della mostra percorso, ma poi l'hanno allestita completamente loro, l'hanno scritta completamente loro e hanno deciso di proporla in un giorno di apertura scolastica particolare ad altre classi della scuola. A quel punto il docente ha facilitato questo lavoro, vi ero presente anch'io per la verità, li ha poi supportati nella realizzazione pratica. Quindi è importante che poi si crei in qualche modo un rapporto di fiducia effettivo e che se si dice che questa mostra o questa attività, questa attivazione vuole essere messa in pratica davvero, poi ci sia veramente il supporto degli alunni, degli adulti, se no viene completamente tradito questo loro impegno. Ecco, per metterle in pratica si risponde prima alla domanda: quali compiti hanno bisogno di essere eseguiti per realizzare questa azione, chi si potrebbe occupare del singolo compito e con quali tempi. A quel punto si mette tutto in una tabella, quindi per esempio in questo caso avevano deciso di fare un volantino. Chi faceva il volantino? Entro quando? C'è qualcuno che fa un discorso di presentazione della mostra? Chi lo fa? Entro quando? Non so, chi pulisce dopo l'evento della mostra? Chi lo fa? Entro quando? E se è proprio una tabella organizzativa. E da ultimo, ma non meno importante, alla fine dell'attività si può fare un'attività di valutazione tutti assieme, che io uso spesso. Che a questo punto forse se fossimo stati in un gruppo vi proporrei anche a voi, siete in due diciamo con Giovanna che è un po' dentro un po' fuori dal gruppo docenti però ve lo proporrei lo stesso. Abbiamo praticamente i 7 nani, tutti conoscete, ogni nano è il profilo un po' stereotipato se volete della buona riuscita o meno del percorso in classe, se lo proponete ai ragazzi, in questo caso io ve lo propongo a voi. Abbiamo per esempio un brontolo. Il brontolo
è stato smosso moltissimo, ha tante nuove informazioni, ha scoperto delle dinamiche nuove, sia locali che globali, ma ha, vede anche tante criticità che lo fanno arrabbiare, che lo fanno, come dire, anche incavolare con gli altri. Cucciolo, l'attività è stata fatta insieme, è stata piacevole, però è stata un po' disorientante. E è un po' intimorito nei confronti delle sfide che si trova davanti e si sente piccolo rispetto al problema insormontabile. Nel caso del kit School Food e dello Strand Cambia Moda potrebbe essere è troppo complesso. Dotto, percorso interessante, però non ha aggiunto granché rispetto a quello che uno conosceva già, mi sento già preparato sul tema. Eolo, il percorso è stato interessante, coinvolgente, eppure si è parlato in maniera troppo astratta. Angolo, ha voglia di attivazione, è fiducioso nel futuro, ancora più motivato a mettere in pratica il cambiamento. Mammolo, diciamo che dice va bene, non è che non mi sia piaciuto il percorso, ma in questo momento non so proprio da che parte iniziare, vorrei avere più supporto. Pisolo, questo percorso non mi ha proprio appassionato, pensi che nel complesso siano tematiche piuttosto scontate che non ci riguardano, insomma è stata un'esperienza noiosa. Questi nani si possono spiegare, poi si può proprio appendere magari un disegno dei nani, magari disegnato anche dai ragazzi, su anche qui le pareti dell'aula, e i ragazzi leggono tutti i profili e si posizionano a fianco a quella che sentono più propria. Questa è un'attività di valutazione che noi usiamo a caldo, cioè appena concluso il percorso, per capire se che cosa ha funzionato, e diciamo un po' diversa da un test di valutazione fatto mesi dopo, magari tutti individualmente davanti al proprio PC, perché anche una dimensione anche di gruppo ed emotiva che emerge subito. Io direi che ve lo farei fare, anche se siete in due, quindi vi metto qua, se vedete, le descrizioni e mi dite se vi sentite più vicini a uno di questi nani piuttosto che a un altro. Così capiamo anche nei 10 minuti, ci diciamo un po' com'è andata, eventualmente se devo aggiungere altro chiudiamo su questo. Io mi sento un po' Eolo. Ma non proprio come la definizione, a parte perché è proprio una cosa più vicina a me, in quanto sono nata a una somba d'aria e quindi il vento è un elemento che mi appartiene. E poi sì, è interessante e coinvolgente, ma non credo che porti magari a cose più sostenibili, cioè a comportamenti più sostenibili, ma non perché per una carenza nelle attività, perché le attività pratiche ce ne sono, ma un po' per un mio pessimismo nel genere umano, cioè della serie tipo a caldo, no? Uno ci pensa a cambiare certi comportamenti, come ora con la pandemia sembrava si sono aperte le menti, no? Perché ci siamo resi conto di questo e quest'altro, peccato e poi la memoria di noi umani solitamente è breve e quindi anche se iniziamo, sembra abbiamo preso consapevolezza, iniziamo a fare una cosina meglio, poi regrediamo di solito, almeno quanto mi sembra, e vedendo come vanno le nostre società, insomma, e come sta messo il mondo, regrediamo subito a comportamenti meno sostenibili, meno giusti. Va bene. E chiedo anche all'unica rappresentante delle docenti, ma Maria, giusto? Io purtroppo non vedo se scrive. Stava scrivendo, ora non vedo più. Non sa più scrivere. Se hai voglia di leggere tu, io gli lascio i 7 nani in modo che possa orientarsi per capire a chi si sente più vicino. Sì, quando scrive leggo.
Va bene, non ci ha detto il nano, però ci ha detto che ha scoperto molte cose interessanti, quindi forse potrebbe essere, guardando, potrebbe essere, non so, se dopo hai voglia di Maria di dirci qual è il, diciamo, il nano, ma anche per capire se c'è qualcosa che vi manca, lo trovi tra l'altro negli allegati. Ecco, questo è la, diciamo, nel complesso, nella sua interezza, il percorso che si conclude. Ah, eccola. Brontole cucciolo, ok. Dai, mi fa piacere. Allora, li sto guardando. Quindi c'è un po' di rabbia e anche però un po' di senso di impotenza, potremmo dire, cioè il fatto che le sfide ci sembrano spesso insormontabili, che probabilmente a livello attivo. Allora, io consiglio di non scoraggiarsi, perché allora le attività sono tante, i materiali sono tanti e quindi sembra veramente difficile magari dire vabbè, come si portano in classe. In realtà diverse attività richiedono tanta lavoro un pochino intenso di preparazione, che però con i vari allegati che sono scaricabili al portale sono di fatto già a pronto uso, ma poi sono attività che si autosostengono in classe, quindi il lavoro poi in classe, una volta che viene preparato il materiale prima, è davvero poco frontale e richiede a quel punto più che altro una grande attenzione da parte del docente di creare un bel clima di fiducia e di lavoro nei sottogruppi. Però di fatto poi dopo, almeno quando le ho sperimentate io, i ragazzi poi si appassionano, ecco, da sé. Anche soprattutto nel gioco a tappe, veramente mettendo l'aula, allestendola con questi, diciamo, quattro luoghi e i cartelli, avendo poi la mappa da stampare, il gioco si tiene da sé. E anche perché poi tutti i dati sono sia sul kit di Schoolfood che eventualmente sul portale, quindi non richiede una grande ricerca. E poi si può anche pensare di farla fare agli stessi ragazzi, la ricerca di approfondimento. Io rimango disponibile per via mail, per eventualmente ridire ai docenti dove si trova il materiale, come scaricarlo, soprattutto sulle singole attività. E la parte forse più complessa, come dicevo, è quella dell'aggancio, della preparazione dei materiali, e la parte di nuovo contesto per quanto riguarda il non tradire la fiducia che un cambiamento possa essere effettivamente scalabile anche nell'ambiente classe, nell'ambiente scuola e famiglia. Nel profili degli animali, tra l'altro, trovate diverse idee che sono già state alcune realizzate, altre che invece sono rimaste, diciamo, idee che sono frutto però del lavoro delle classi, quindi che sono state proprio partorite dagli studenti e che sono molto spesso state messe in pratica. E quella, secondo me, è una parte fondamentale da fare se un insegnante ha il coraggio, diciamo, di portare avanti il percorso fino in fondo, perché è quello che dà proprio la marcia in più al gruppo e che lo fa entusiasmare, lo fa un pochino uscire dalla retorica del cambiamento per il cambiamento che poi non avviene mai. Per raccontarvi un po' di aneddoti, quando l'ho proposto nelle classi, i ragazzi hanno scelto di organizzare un evento di swap party a scuola, quindi per esempio hanno proprio chiesto il permesso alla dirigente, loro mandano una mail, si sono organizzati a fare le locandine, hanno trovato un giorno disponibile, un luogo, e quindi si sono presentati tutti, cioè tutta la scuola, o eventualmente si può fare in versione mignon con alcune classi, magari non so, tutte le terze, con dei vestiti, non so, due per studenti, e hanno iniziato quindi questa giornata di baratto di vestiti usati,
Allora avevano inventato delle fish, come negli sport più professionali, e questo andava anche nell'ottica di comunicare che non è, diciamo, non è fuori moda o da poveretto vestirsi usato, ma che vestirsi usato e scambiarsi vestiti è un modo di risparmiare e può essere coniugato con l'essere alla moda, essere figo, no? E che quindi, passatemi il termine, non è da sfigati, direbbero loro, vestirsi con le cose di un compagno che magari lui non usa più, ma che a me piace molto. Questo è molto importante. E questo perché è di solito si pensa così. Esatto, questo è anche un po' il nucleo della prima attività, quella del fare shopping insieme, cioè ragionare su, ma se io compro usato o se io sto attento a quanto dura il capo, significa che devo vestirmi male? Devo fare la figura del babbo a scuola oppure no? E quindi è come se tutte le attività poi si tenessero un po' l'una con l'altra. Poi un'altra attività, oltre a quella della mostra che hanno realizzato, hanno fatto una ricerca per proporre alla dirigente di comprare delle t-shirt sostenibili per le attività di educazione fisica. Quindi hanno proprio fatto una lista di marche che hanno dato alla dirigente, al consiglio di classe, dicendo: noi vogliamo che il prossimo bando venga fatto con queste marche qua. E non è stato facile, li ho aiutati anch'io, però comunque l'avevano fatta loro, la ricerca è stata molto bella. Cosa avevano fatto? Una classe voleva organizzare una sorta di armadio solidale da mettere sul piano, e dove i ragazzi avrebbero lasciato cose, capi di abbigliamento in buono stato, carini, anche lì per avere una sorta di luogo di scambio fisso. E poi con un'altra classe, avevano deciso di organizzare una sfilata di moda solo con cose usate, cose o marche sostenibili, quindi quel giorno tutti si sarebbero vestiti in maniera sostenibile, o perché usato, o perché certificato, o perché artigianato, e avrebbero fatto una sfilata di moda con questi capi, proprio un po' sempre nell'ottica di questo messaggio, no? di coniugare la bellezza, la comodità, l'essere alla moda con gli altri criteri. Ecco, queste sono alcune delle idee che sono emerse, altre le trovate sotto e gli animali, diciamo che permettono un po' di vedere la forza del gruppo e le debolezze, e per dire che sono state poi, secondo me, quello che ha fatto la differenza nella riuscita di un buon percorso. Ecco, io tendenzialmente avrei abbastanza esaurito, finito, diciamo, la camminata attraverso lo strand, questa parte del kit di cui mi sono occupata personalmente. Rimango assolutamente disponibile per le confusioni, per le fonti, per eventuali suggerimenti. E se Maria vuole farmi una domanda così bruciapelo diretta, immaginando la sua classe, cioè per esempio legata a una perplessità che vede, io posso rimanere, insomma, sono qua, e se non c'è subito la domanda, dovesse capitare fra un mese, e sono comunque disponibile.